Nella grande nave passeggeri che a mezzanotte doveva salpare da New York per Buenos Aires, regnava la consueta attività ed agitazione dell'ultima ora. Gente del luogo si accalcava per accompagnare gli amici. Fattorine del telegrafo col berretto sulle 23 attraversavano i saloni, scandendo nomi ad alta voce vi tracinavano valigie e mazze di fiori, bambini correvano curiosi su e giù per le scale, mentre l'orchestra suonava imperterrita per il deck show. Io stavo conversando con un conoscente sul ponte di passeggio, un po in disparte da questa confusione, quando accanto a noi guizzarono taglienti due o tre lampi al magnesio. A quanto pareva i giornalisti avevano intervistato e fotografato in fretta, poco prima della partenza, qualche personaggio importante. Il mio amico guardò da quella parte e sorrise. Avete un uccello raro qui a bordo, Xentovic, e siccome il mio viso dimostrava chiaramente una certa perplessità alla notizia, aggiunse a modo di spiegazione Mirko Zentovic, il campione mondiale di scacchi. Ha girato tutta l'America da est ad ovest per i tornei ed ora si avvia verso nuovi trionfi in Argentina. Adesso mi ricordavo infatti del giovane campione e anche di certi particolari relativi alla sua carriera folgorante. Il mio amico, più di me attento lettore di giornali, era in grado di completarli con tutta una serie di aneddoti. Fentovic, circa un anno prima, sarà collocato di colpo accanto ai più accreditati anziani maestri dell'arte degli scacchi, come Alekin Capablanca, Tartakover, Lasker, da quando Recevski, il ragazzo prodigio di sette anni, sarà rivelato nel torneo di scacchi del 1922 a New York, mai l'irruzione di un perfetto ignoto nella gloriosa corporazione aveva fatto tanto scalpore. Infatti, le qualità intellettuali di Centovich non sembravano certo pronosticargli, fin dall'inizio, una così abbagliante carriera. Ben presto trapelò il segreto che questo campione nella sua vita privata non era capace di scrivere una frase in alcuna lingua, senza errori d'ortografia. E, come diceva con astiosa ironia uno dei suoi stizziti colleghi, la sua ignoranza era parimenti universale in tutti i campi. Figlio di uno slavo meridionale, povero in canna, battelliere sul Danubio, che con la sua barchetta una notte era stato investito da un vapore carico di granaglie, il ragazzo allora dodicenne, dopo la morte del padre, era stato accolto per misericordia dal parroco di quel paese sperduto e il buon prete aveva onestamente cercato di compensare con ripetizioni a casa quel che il taciturno, ottuso ragazzo dalla fronte quadra non riusciva ad imparare nella scuola del villaggio ma gli sforzi restarono vani Mirko fissava sempre con estraneità i segni scritti che gli erano stati spiegati già cento volte ma al suo cervello lento e pesante Mancava la capacità di ritenere anche i più semplici oggetti di studio. Quando gli toccava di far di conto, ancora a 14 anni, doveva aiutarsi con le dita e leggere un libro o un giornale richiedeva al giovane, già adolescente, un particolare sforzo. Eppure Mirko non si poteva dire affatto, svogliato o riottoso, faceva docilmente ciò che gli comandavano: andava a prendere l'acqua, spaccava la legna, aiutava nei lavori dei campi. Riassettava la cucina ed eseguiva coscienziosamente, anche se con irritante lentezza, ogni servizio che gli veniva richiesto. Ma quel che indispettiva di più il buon parroco nello strambo ragazzo era la sua totale mancanza di partecipazione. Non faceva niente senza precisa richiesta, non poneva mai una domanda, non giocava con gli altri ragazzi, e di sua iniziativa non cercava nessuna occupazione finché qualcuno non gliel'ordinava in modo esplicito. Appena Mirko aveva sbrigato le faccende di casa, si sedeva torpido in qualche luogo della stanza, con lo sguardo vuoto che hanno le pecore al pascolo, senza partecipare minimamente a quanto gli avveniva intorno. Mentre il parroco la sera, fumando pacifico la sua lunga pipa da contadino, giocava col maresciallo della gendarmeria le sue solite tre partite a scacchi. Il ragazzo dalle bionde ciocche spioventi se ne stava coccolato in silenzio lì accanto e sotto le palpebre grevi, in apparenza assonnato e indifferente, fissava la scacchiera. Una sera d'inverno, mentre i due giocatori erano assorti nella loro partita quotidiana, dalla strada del villaggio si udirono risuonare sempre più rapide e vicine le campanelle di una slitta. Un contadino, col berretto incipriato di neve, entrò di furia. La sua vecchia madre era moribonda, e il parroco doveva affrettarsi per impartirle in tempo l'estrema unzione senza esitare il parroco lo seguì il maresciallo che non aveva ancora finito il suo bicchiere di birra si accese una nuova pipa prima di andar via e stava appunto per calzare i pesanti stivaloni quando fu colpito dallo sguardo di Mirko fissò immobile sulla scacchiera con la partita incominciata allora vuoi terminarla tu disse scherzando convintissimo che il sonnocchioso ragazzo non avrebbe saputo muovere un solo pezzo sulla scacchiera nel modo giusto il ragazzo guardò in su timidamente, poi annui e si sedette al posto del parroco. Dopo quattordici mosse il maresciallo era battuto, e inoltre doveva riconoscere che la sua sconfitta non era affatto dovuta ad una svista, ad una trascuratezza. La seconda partita non andò diversamente. L'asina di Balaam. esclamò stupefatto il parroco al suo ritorno, spiegando al maresciallo, meno ferrato nella Bibbia, e già duemila anni prima s'era verificato un analogo miracolo, quando un essere muto d'un tratto aveva parlato il linguaggio della sapienza. Nonostante l'ora tarda, il parroco non poté trattenersi dallo sfidare il suo famulo semi analfabeta a singolar tenzone. Mirko batte anche lui con facilità. Giocava tenace, lento, imperturbabile, senza alzare nemmeno una volta dalla scacchiera la larga fronte china. Ma giocava con innegabile sicurezza. Né il maresciallo né il parroco, il giorno dopo, furono in grado di vincere una partita contro di lui. Il parroco, che meglio di qualunque altro poteva giudicare l'arretratezza del suo allievo in tutto il resto, ora fu preso da una vera curiosità di sapere fino a che punto questo talento unilaterale e straordinario avrebbe retto a un più severo esame. Dopo aver fatto tagliare a Mirko dal barbiere del villaggio, gli ispidi capelli biondo paglia per renderlo in qualche modo presentabile, lo portò con la sua slitta nella piccola città vicina. Nel caffè della piazza principale conosceva un angolo riservato a certi arrabbiati giocatori di scacchi, con i quali egli stesso, come sapeva per esperienza, non era in grado di misurarsi. I presenti furono non poco meravigliati quando il parroco spinse dentro il caffè il quindicenne, dai capelli color paglia e dalle guance rosse col suo giubbotto foderato di pelle di pecora e i pesanti, alti stivaloni, che rimase in un angolo, stranito, con gli occhi bassi per la timidezza, finché non lo chiamarono ad un tavolo da gioco. Nella prima partita Mirko fu battuto, perché non aveva mai visto dal buon parroco la cosiddetta apertura siciliana. Nella seconda partita riuscì già a impattare con il miglior giocatore, ma dalla terza e dalla quarta li vinse tutti, uno dopo l'altro. In una cittadina delle province slave meridionali avviene assai di rado qualcosa di eccitante, sicché la prima comparsa di questo campione rurale fece subito sensazione fra i notabili li riuniti. Fu deciso all'unanimità che il ragazzo prodigio doveva restare senz'altro in città fino al giorno seguente, affinché si potessero convocare gli altri membri del club degli scacchi e soprattutto si potesse portare la notizia al vecchio conte Simzitz un fanatico del gioco degli scacchi, nel suo castello. Il parroco, che considerava il suo pupillo con orgoglio del tutto nuovo, ma nonostante la gioia della scoperta non voleva trascurare il suo dovere di celebrare la funzione domenicale, si dichiarò disposto a lasciarli in Mirko per un'altra prova. Il giovane Zantovic fu alloggiato nell'albergo a spese dei giocatori e quella sera vide per la prima volta un Water Closed. Il pomeriggio del giorno successivo, domenica, la sala da gioco era strapiena. Mirko, seduto immobile per quattro ore davanti alla scacchiera, senza dire una parola e senza neppure alzare gli occhi, vinse un giocatore dopo l'altro. Infine venne proposta una partita simultanea. Ci volle un po' prima che ci si riuscisse a far capire all'ignaro che nella partita simultanea egli doveva battersi da solo contro i diversi giocatori. Ma appena Mirko ebbe compreso il sistema, si trovò ben presto a suo agio e girando lentamente da un tavolo all'altro, con le sue grosse scarpe scricchiolanti, vinse infine sette delle otto partite. Cominciarono allora grandi consultazioni. Per quanto il nuovo campione non appartenesse in senso stretto alla città, tuttavia l'orgoglio locale era vivamente infiammato. Forse la piccola città, della cui esistenza sulla carta geografica finora nessuno s'era accorto, avrebbe avuto finalmente, per la prima volta, l'onore di mandare per il mondo un uomo famoso. Un agente di nome Köhler, che di solito si limitava a procurare canzonette e canzonettiste per il cabaret della guarnigione, si dichiarò pronto per un compenso annuo supplementare a far impartire al giovane un addestramento specialistico nell'arte degli scacchi da un piccolo ma eccellente maestro che egli conosceva a Vienna. Il conte Simziz, che in sessant'anni di pratica quotidiana negli scacchi non aveva mai incontrato un avversario così notevole, sottoscrisse subito l'importo. Quel giorno cominciò la sorprendente carriera del figlio del battelliere. Dopo sei mesi Mirko padroneggiava tutti i segreti della tecnica degli scacchi, pur con un limite curioso che più tardi negli ambienti professionali fu molto notato e preso in giro. Infatti Zentovic non riuscì mai a giocare una sola partita a memoria, o come si dice in gergo tecnico alla cieca. Gli mancava del tutto la capacità di collocare il campo di battaglia nello spazio sconfinato della fantasia. Doveva sempre avere davanti a sé, tangibilmente, il quadrato bianco e nero con le 64 case e i 32 pezzi. Ancora al tempo della sua fama mondiale, portava sempre con sé una scacchiera pieghevole da tasca per rappresentarsi vivamente la posizione quando voleva ricostruire una partita o risolvere un problema per conto proprio. Questo difetto di per sé trascurabile rilevava una mancanza di forza immaginativa. E in quel ristretto ambiente veniva discusso con accanimento, come se in campo musicale un eminente virtuoso direttore d'orchestra si fosse dimostrato incapace di suonare o dirigere senza avere dinanzi la partitura. Ma questa singolare caratteristica non rallentò affatto la stupenda ascesa di Mirko. A diciassette anni aveva già vinto una dozzina di tornei, a diciotto aveva conquistato il titolo di campione ungherese, a venti, infine, il titolo mondiale. I più audaci campioni, ciascuno infinitamente superiore a lui per doti intellettuali, fantasia ed arditezza, soccombevano alla sua dura e fredda logica come Napoleone al greve Kutusov, come Annibale a Fabio il temporeggiatore, di cui Livio racconta che da fanciullo aveva dimostrato simili sorprendenti tratti di flemma e imbecillità. Così avvenne che nell'illustre galleria dei campioni di scacchi, dove sono riuniti i più diversi tipi di superiorità intellettuale filosofi, matematici, ingegni calcolatori, fantasiosi e spesso creativi, si inserisse per la prima volta un perfetto outsider del mondo intellettuale, un goffo, taciturno ragazzotto contadino dal quale neppure il giornalista più navigato riusciva a strappare una sola parola che fosse utilizzabile per un articolo. Certo, le eleganti battute che Zentovic negava ai giornali erano compensate in abbondanza dagli aneddoti sulla sua persona. Poiché nell'attimo in cui Zentovich lasciava la scacchiera, in cui era impareggiabile maestro, diventava senza scampo una figura grottesca e quasi comica. Nonostante il solenne abito nero, la pomposa cravatta con la spilla di perle un po' vistosa e le mani laboriosamente curate, restava nel contegno e nelle maniere lo stesso rozzo contadinello che al villaggio aveva scopato la stanza del parroco, in modo maldestro e addirittura sfacciatamente grossolano. Egli cercava, con gioia e rabbia dei suoi colleghi, di cavare dal suo talento e dalla sua fama tutto il denaro possibile, mostrando una meschina e spesso anche volgare avidità. Viaggiava da una città all'altra, alloggiando sempre negli alberghi più a buon mercato, giocava nei circoli più miseri, purché gli pagassero l'onorario richiesto, si lasciava ritrarre sulla reclame delle saponette, e senza badare allo scherno dei suoi concorrenti, i quali sapevano benissimo che non era in grado di scrivere tre frasi in modo corretto, aveva venduto addirittura la sua firma per una filosofia degli scacchi, scritta in realtà da uno studentello galiziano per un editore intraprendente. Come a tutti i caratteri ostinati, gli mancava ogni senso del ridicolo. Da quando aveva vinto il campionato mondiale, si considerava l'uomo più importante del mondo. E la consapevolezza d'aver sbaragliato sul loro stesso terreno tutti quei parlatori e scrittori così intelligenti, intellettuali, brillanti, e soprattutto la tangibile constatazione di guadagnare più di loro, tramutava la sua originaria insicurezza in un orgoglio freddo e quasi sempre goffamente ostentato. Ma come potrebbe una gloria così improvvisa non inebriare una testa così vuota? Concluse il mio amico, che aveva appena finito di confidarmi alcune belle dimostrazioni dell'infantile prepotenza di Zentovic. Come potrebbe un contadinotto ventunenne del banato non mettere superbia se a un tratto, cincischiando un po' con i pezzi su una tavoletta di legno, in una settimana guadagna più di tutto il suo villaggio in un anno a furia di tagliar legna e arrangiarsi nel modo più penoso? E poi non è davvero maledettamente facile ritenersi un grand'uomo? Se non si ha la minima idea che siano mai esistiti un Rembrandt, un Beethoven, un Dante, un Napoleone, questo ragazzo nel suo cervello murato sa soltanto una cosa che da mesi non ha perso una sola partita a scacchi, e poiché ignora appunto che oltre agli scacchi e al denaro esistano altri valori su questa terra, ha tutte le ragioni di essere entusiasta di se stesso. I racconti del mio amico non mancarono di suscitare in me una particolare curiosità. Tutti i generi di persone monomaniache, chiuse in un'unica idea, mi hanno sempre interessato, perché più uno si circoscrive, tanto più d'altra parte è vicino all'infinito. Proprio questi tipi, in apparenza lontani dal mondo, si costruiscono nella propria materia, a modi termiti, una straordinaria e singolarissima epitome del mondo. Perciò non feci mistero della mia intenzione di seguire più da vicino, sotto la lente, Quest'insolito specimen di univocità intellettuale durante i dodici giorni di viaggio fino a Rio. Ma lei non avrà molta fortuna, mi avvertì il mio amico. Per quanto ne so, nessuno è ancora riuscito a cavar fuori da Zentovic il benché minimo materiale psicologico. Dietro tutta la sua abissale limitatezza, questo scaltro contadino nasconde la grande prudenza di non scoprirsi mai mediante la semplice tecnica di evitare ogni conversazione. Tranne che con, con paesani del suo stesso ambiente con cui si incontra in piccole osterie. Quando annusa una persona colta, si ritira nel suo guscio, così nessuno può vantarsi di aver sentito da lui una parola sciocca o di aver misurato la profondità presumibilmente illimitata della sua ignoranza. Il mio amico aveva ragione. Nei primi giorni di viaggio mi risultò impossibile avvicinarmi a Zentovic senza essere rozzamente importuno che in fin dei conti non è nel mio stile. Qualche volta, è vero, passeggiava sul ponte, ma con le mani sempre incrociate dietro la schiena, nell'atteggiamento fiero e assorto di Napoleone nel famoso ritratto. Inoltre faceva il suo giro peripatetico del ponte con passo così rapido e impetuoso che si sarebbe dovuto corrergli dietro al trotto per potergli parlare. Anche nei saloni, nel bar, nella sala da fumo non si faceva mai vedere come mi informò lo steward in via confidenziale, passava la maggior parte del giorno nella sua cabina per studiare o ricapitolare delle partite su una grande scacchiera. Dopo tre giorni cominciai ad arrabbiarmi veramente, perché la sua abile tecnica di difesa era più forte della mia volontà di avvicinarlo. In vita mia non avevo mai avuto ancora l'occasione di conoscere personalmente un campione di scacchi e ora, quanto più mi sforzavo di rappresentarmi un simile tipo tanto più inimmaginabile mi appariva un'attività mentale che per tutta una vita ruota esclusivamente intorno ad uno spazio di sessantaquattro case bianche e nere. Conoscevo bene per diretta esperienza la misteriosa attrazione del gioco dei re, l'unico fra tutti i giochi escogitati dall'uomo che si sottragga sovranamente alla tirannia del caso e dia la palma della vittoria all'intelletto soltanto, o per meglio dire a una forma particolare di talento intellettuale. Ma non ci si rende già colpevole di una limitazione offensiva nel chiamare gli scacchi un gioco. Non è anche una scienza, un'arte, oscillante fra queste due categorie come la bara di Maometto fra cielo e terra, straordinario legame fra tutte le coppie di opposti, antichissimo eppure eternamente nuovo, meccanico nella disposizione e animato solo dalla fantasia, limitato in uno spazio rigidamente geometrico e insieme infinito nelle sue combinazioni in continua evoluzione eppure sterile, un pensiero che non conduce a nulla, una matematica che non calcola nulla, un'arte senza opere, un'architettura senza sostanza e nonostante ciò, come è dimostrato dai fatti, più durevole nella sua essenza ed esistenza di tutti i libri e le opere, l'unico gioco che appartenga a tutti i popoli e a tutti i tempi e di cui nessuno sa quale dio l'abbia portato sulla scacchiera per ammazzare la noia a cui i sensi a vincere l'anima. Dov'è in esso il principio e dove la fine? Ogni bambino può imparare le sue prime regole, ogni sciocco può cimentarvisi, e tuttavia all'interno di questo stretto, immutabile quadrato esso riesce a produrre una particolare specie di campioni, non paragonabili a nessun'altra, uomini dotati solo per gli scacchi, geni specifici, nei quali visione, pazienza e tecnica operano in proporzioni così precise. Come nel poeta, nel matematico, nel musicista, solo in una diversa stratificazione e connessione. In altri tempi, quando furoreggiava la fisionomica, un gol avrebbe forse sezionato i cervelli di questi campioni di scacchi per constatare se in questi geni fosse più intensamente caratterizzata che in altri crani una particolare circonvoluzione della massa cerebrale, una specie di muscolo o bernoccolo degli scacchi. E come si sarebbe citato uno di questi fisognomici, osservando il caso di Zentovic, in cui tale genio specifico sembrava incluso in un'assoluta ottusità intellettuale, come un unico filo d'oro in una massa di roccia inerte. In linea di principio mi era sempre sembrato naturale che questo gioco così straordinario e geniale dovesse crearsi dei campioni tutti speciali. Però com'era difficile, anzi impossibile, immaginarsi la vita di un uomo intellettualmente attivo che riduce il mondo solo al ristretto margine fra bianco e nero, che cerca i trionfi della sua vita solo nelle mosse a destra e a sinistra, avanti e indietro di trentadue pezzi. Un uomo per cui, in una nuova apertura, far avanzare il cavallo invece del pedone significa già una grande impresa e un misero cantuccio di immortalità in fondo a un manuale di scacchi. Un uomo dotato di intelligenza che, senza impazzire, può dedicare per dieci, venti, trenta, quarant'anni tutta la forza del suo pensiero sempre e continuamente al ridicolo compito di spingere in un angolo un re di legno su una tavola di legno. Ed ora, per la prima volta, un simile fenomeno, un genio così particolare o un così enigmatico folle, mi era materialmente vicinissimo. Sei cabine più in là, sulla stessa nave. E io, povero infelice, in cui la curiosità per le questioni psicologiche degenera sempre in una specie di passione, non ero in grado di accostarlo. Cominciai ad escogitare le più assurde astuzie, solleticarlo magari nella sua vanità, illudendolo con la falsa intervista per un giornale importante, o prenderlo per la sua cupidigia, proponendogli un lucroso torneo in Scozia. Ma alla fine mi ricordai che la più sperimentata tecnica dei cacciatori, per attirare il gallo cedrone consiste nel limitare il suo verso quando è in amore. Che cosa poteva essere più efficace in verità per attirare su di me l'attenzione di un campione di scacchi che giocare a scacchi io stesso. In tutta la mia vita non sono mai stato un vero artista degli scacchi per la semplice ragione che mi sono occupato di scacchi sempre con leggerezza e solo per divertimento. Se mi siedo per un'ora davanti alla scacchiera non lo faccio affatto per stancarmi. Ma al contrario, per rilassarmi dalla tensione nervosa, io gioco a scacchi nel senso più letterale del termine, mentre gli altri, i veri giocatori, fanno sul serio. Ora, negli scacchi, come nell'amore, è indispensabile un compagno, e per il momento non sapevo ancora se, oltre a noi, vi fossero a bordo altri appassionati di scacchi. Per stanarli, organizzai nello smoking room una trappola primitiva. Sedendomi con mia moglie, per quanto ella sia ancora più debole di me nel gioco, davanti ad una scacchiera a modi uccellatori. E infatti non avevamo fatto ancora sei mosse che già qualcuno, passando, si fermò e un altro chiese il permesso di assistere. Alla fine venne anche il compagno auspicato, che mi sfidò ad una partita. Si chiamava McConnor ed era un ingegnere minerario scozzese, e a quanto mi fu detto si era fatto un grosso patrimonio con pozzi petroliferi in California. Un uomo d'aspetto robusto, con forti, dure macelle quasi quadrate, una poderosa dentatura e un colorito intenso, il cui rosso acceso era dovuto probabilmente, almeno in parte, a generose ribagioni di whisky. Le spalle eccezionalmente larghe, dalla muscolatura quasi atletica, risaltavano in modo caratteristico purtroppo, anche nel gioco, perché codesto Mr. McConnor apparteneva a quella specie di uomini di successo infatuati di sé e anche nel gioco meno impegnativo avvertono una sconfitta come un'umiliazione della propria personalità. Abituato a imporsi nella vita senza riguardi per nessuno e viziato dal suo effettivo successo, questo massiccio self-made man era così irremovibilmente compenetrato nella sua superiorità. Che ogni resistenza lo irritava come una protesta impertinente e quasi un'offesa. Quando perse la prima partita, si mise di cattivo umore e cominciò a dichiarare in modo formale e dittatoriale che ciò poteva essere avvenuto solo per una momentanea disattenzione. Alla terza, diede la colpa della sua sconfitta al chiasso della sala vicina. Non era mai disposto a perdere una partita senza chiedere subito la rivincita. Da principio, questo ambizioso accanimento mi divertì. Alla fine lo presi solo come un inevitabile fenomeno concomitante della mia vera intenzione, che era quella di attirare al nostro tavolo il campione mondiale. Il terzo giorno ci riuscì, ma solo a mezzo. Sia che Centovic ci avesse osservati davanti alla scacchiera dall'oblò del ponte di passeggio, o che onorasse solo per caso della sua presenza lo smoking room, fatto sta che appena vide noi profani esercitare la sua arte, senza volerlo, si avvicinò di un passo. E da questa moderata distanza gettò un'occhiata critica sulla nostra scacchiera. Ma Connor stava appunto muovendo, e quest'unica mossa sembrò sufficiente per far capire a Zentovic che seguire ulteriormente i nostri sforzi dilettanteschi sarebbe stato ben poco degno del suo interesse magistrale. Con lo stesso gesto incurante con cui uno di noi in libreria scarta un cattivo romanzo poliziesco che gli è stato proposto senza neppure sfogliarlo. Egli si allontanò dal nostro tavolo e uscì dallo smoking room. Soppesato e giudicato troppo leggero, pensai fra me, un po' irritato da quello sguardo freddo e sprezzante, e per sfogare in qualche modo il mio malumore, dissi a McConnor: la sua mossa non sembra aver entusiasmato troppo il campione. Che campione? Mi spiegai che il signore che c'era appena passato accanto e aveva guardato con disapprovazione il nostro gioco era zentovic il campione di scacchi. Ebbene, aggiunsi, noi due dovevamo sopportarlo e rassegnarci senza troppo soffrire al suo illustre disprezzo. La povera gente fa quel che può. Ma con mia sorpresa, queste parole indolenti ebbero su McConnor un effetto del tutto inaspettato. Subito si agitò, dimenticò la nostra partita, ed il suo amor proprio cominciò a pulsare in modo addirittura udibile. Non immaginava affatto, disse, che Zentovic fosse a bordo, e Zentovic doveva assolutamente giocare con lui. In vita sua non aveva ancora mai giocato con un campione mondiale, salvo una volta, in una partita simultanea con altri quaranta. Già questo era stato tremendamente eccitante, e allora aveva quasi vinto. Conoscevo di persona il campione? Dissi di no. Non volevo interpellarlo ed invitarlo da noi. Rifiutai. Adducendo il motivo che Zentovic, per quanto ne sapevo, non era molto incline a far nuove conoscenze, e inoltre, che piacere poteva rappresentare per un campione mondiale mettersi con noi giocatori di terza categoria. Ora, con un uomo ambizioso come McConnor non avrei dovuto usare l'espressione giocatori di terza categoria. Furibondo si tirò indietro sulla sedia e dichiarò bruscamente che da parte sua non poteva credere che Zentovic avrebbe rifiutato il cortese invito di un gentleman. A questo avrebbe pensato lui. Gli feci come desiderava una succinta descrizione personale del campione, ed egli piantando in asso senza scrupoli la nostra scacchiera, subito si precipitò con sfrenata impazienza sul ponte di passeggio alla ricerca di Zentovic. Di nuovo sentì che era impossibile trattenere il proprietario di così larghe spalle, appena aveva gettato la sua volontà in una causa. Aspettai con una certa attenzione. Dopo dieci minuti McConnor ritornò, non troppo rasserenato, a quanto mi parve. E allora? gli chiesi. Lei aveva ragione, mi rispose alquanto irritato. Non è un signore molto simpatico. Mi sono presentato, gli ho detto chi sono. Non mi ha teso neppure la mano. Ho cercato di spiegargli come saremmo stati tutti fieri e onorati a bordo se avesse voluto giocare una partita simultanea contro di noi. Ma è stato lì maledettamente rigido. Ha detto che gli dispiace, ma ha certi impegni contrattuali verso il suo agente che gli impediscono espressamente di giocare senza onorario durante la tournée. La sua tariffa minima è 250 dollari a partita. Mi mise a ridere. Non sarei mai arrivato a pensare che muovere i pezzi dal nero al bianco potesse essere un affare così lucroso bene spero che lei lo abbia salutato con pari cortesia ma mcconnor rimase serissimo la partita è fissata per domani pomeriggio alle tre qui nel salone da fumo spero che non ci lasceremo ridurre in polpette così facilmente come gli ha detto di sì per 250 dollari esclamai profondamente colpito perché no senza un métier. è un mestiere se avessi mal di denti e per caso ci fosse un dentista a bordo, non pretenderei che mi cavasse il dente gratis. Il tipo ha ragione di tenere i prezzi così alti. In ogni professione i veri esperti sono anche i migliori uomini d'affari. E per quanto mi riguarda, patti chiari, amici cari: preferisco pagare in contanti che farmi concedere un favore da un signor Centovitz e alla fine doverlo pure ringraziare. In fondo, nel nostro club ho perduto già più di 250 dollari in una sera. E senza giocare con un campione del mondo. Per giocatori di terza categoria non è una vergogna essere battuti da un Centovic. Mi diverti ad osservare come profondamente avessi offeso l'amor proprio di McConnor con l'innocente espressione giocatori di terza categoria. Ma siccome era disposto a pagare il suo costoso divertimento, non avevo niente ad obiettare contro la sua ambizione mal riposta che infine mi avrebbe consentito di conoscere l'oggetto della mia curiosità. Informammo in fretta dell'imminente incontro i quattro o cinque signori che finora si erano dichiarati giocatori di scacchi, e per essere disturbati il meno possibile dalla gente di passaggio riservammo in anticipo non solo il nostro tavolo, ma anche quelli vicini per la prossima partita. Il giorno dopo il nostro gruppetto era comparso al completo, allora stabilita. Il posto centrale di fronte al campione era destinato naturalmente a McConnor, che scaricava il suo nervosismo accendendo un sigaro forte dopo l'altro e continuando a guardare inquieto l'orologio. Ma il campione, avevo già presagito qualcosa di simile dai racconti del mio amico, si fece aspettare per dieci minuti buoni, per cui il suo ingresso acquistò maggior solennità. Si avvicinò al tavolo tranquillo e rilassato, senza presentarsi. Sapete chi sono? E chi siate voi non mi interessa, sembrava dire questa sua scortesia. Cominciò a dare con professionale secchezza le disposizioni del caso. Poiché una partita simultanea era impossibile a bordo per mancanza di scacchiere disponibili, si proponeva di giocare tutti insieme contro di lui. Dopo ogni mossa, per non disturbare le nostre consultazioni, egli si sarebbe ritirato ad un altro tavolo in fondo alla sala. Appena compiuta la nostra contromossa poiché purtroppo non c'era a portata di mano nessun campanello dovevamo picchiare con il cucchiaio contro un bicchiere. Come tempo massimo per ogni mossa proponeva dieci minuti se non desideravamo un diverso intervallo. Naturalmente come scolari timidi approvammo ogni proposta. Nel sorteggio del colore Accentovic toccò il nero mentre ancora stava in piedi fece la prima contromossa e subito dopo si diresse al posto che si era assegnato per l'attesa, dove si mise a sfogliare comodamente seduto una rivista illustrata. Sarebbe poco interessante descrivere la partita. Naturalmente, finì come doveva finire con la nostra totale sconfitta, e già alla ventiquattresima mossa. Il fatto che un campione mondiale di scacchi spazzasse via con la mano sinistra una mezza dozzina di giocatori mediocri e men che mediocri non era di per sé molto sorprendente. Ma a tutti noi diede fastidio il modo prepotente con cui Centovich ci fece sentire chiaramente che si sbrigava di noi con la sinistra. Ogni volta gettava solo un'occhiata in apparenza fuggevole alla scacchiera. Ci guardava con non curanza come se anche noi fossimo morti pezzi di legno, e quest'atto impertinente ricordava senza volerlo quello con cui si getta un boccone a un cane rognoso distogliendo gli occhi. Se avesse avuto un po' di sensibilità. Avrebbe dovuto, secondo me, avvertirci dei nostri errori o incoraggiarci con una parola amichevole. Ma anche dopo la fine della partita, questo disumano automa degli scacchi non pronunciò una sillaba. Ma dopo aver detto, scacomatto, aspettò immobile davanti al tavolo nel caso che qualcuno gli chiedesse un'altra partita. Io m'ero già alzato per annunciare con questo gesto sentendomi disarmato, come sempre avviene davanti a una così grossolana insensibilità, che almeno da parte mia, una volta sbrigato questo affare di dollari, il piacere della nostra conoscenza era terminato, quando, con mio dispetto, McConnor vicino a me disse con voce molto rauca Rivincita. Mi spaventò addirittura il suo tono di sfida. Infatti, McConnor in quel momento faceva più l'impressione di un pugile prima dell'attacco, che di un cortese gentiluomo fosse lo sgradevole comportamento di Centovic nei nostri confronti o solo il suo amor proprio morbosamente eccitabile in ogni modo l'aspetto di McConnor era del tutto mutato rosso in faccia fino all'attaccatura dei capelli le narici fortemente contratte dalla tensione interna sudava in modo visibile e dalle labbra serrate una piega profonda si incideva fino al mento proteso bellicosamente nei suoi occhi riconobbi con inquietudine quella scintilla di sfrenata passione che di solito afferra gli uomini solo al tavolo della roulette, quando per la sesta o settima volta, con la posta sempre raddoppiata, il colore giusto non esce. In quel momento seppi che quell'uomo fanaticamente ambizioso, anche se ciò so gli fosse costato tutto il suo patrimonio, non avrebbe fatto che giocare e giocare e giocare contro Centovic, con posta semplice o doppia finché non avesse vinto almeno una sola volta una partita. Se Centovic resisteva, aveva trovato in McConnor una miniera d'oro, dalla quale poteva cavare, fino a Buenos Aires, un paio di migliaia di dollari. Centovic non si mosse. Prego, rispose cortesemente, ora i signori giocano col nero. La seconda partita offrì un quadro immutato, solo che il nostro gruppo, col sopraggiungere di alcuni curiosi, era diventato non solo più numeroso, ma anche più vivace. McConnor guardava fisso la scacchiera, come se volesse magnetizzare i pezzi con la sua volontà di vincere. Sentivo che avrebbe sacrificato con entusiasmo anche mille dollari, pur di gridare con voluttà, scacco matto sul muso duro dell'avversario. Era curioso come inconsciamente qualcosa nella sua accanita citazione penetrasse in noi ogni mossa veniva discussa molto più appassionatamente di prima. All'ultimo momento ci trattenevamo sempre l'un l'altro, prima di accordarci per fare segno a Centovici di tornare al nostro tavolo. A poco a poco eravamo arrivati alla diciassettesima mossa, e con nostra sorpresa era intervenuta una disposizione che sembrava straordinariamente favorevole, perché eravamo riusciti a portare il pedone della linea C fino alla penultima casella, C2 bastava solo che lo facessimo avanzare fino a C1 per guadagnare un'altra regina certo questa chance troppo manifesta non ci rendeva le cose facili l aspettavamo concordemente che il vantaggio che avevamo in apparenza ottenuto ci fosse stato offerto a ragion veduta da Centovic il quale certo dominava assai meglio la situazione per prenderci all'amo ma nonostante l'accanito cercare e discutere tutti insieme non riuscimmo a scoprire la finta che teneva in serbo alla fine, poco prima che scendesse la pausa di riflessione a noi concessa, decidemmo di rischiare la mossa. Già me Connor stava muovendo il pedone per spostarlo sull'ultima casa, quando all'improvviso si sentì afferrare per un braccio e qualcuno gli sussurrò piano e con veemenza: Per l'amor di Dio, no! Involontariamente ci voltammo tutti quanti. Un signore di circa 45 anni, il cui volto sottile e aguzzo mi aveva colpito già prima, sul ponte di passeggio. Per il suo straordinario pallore quasi gessoso, doveva essersi avvicinato a noi negli ultimi minuti. Quando tutta la nostra attenzione era concentrata sul problema, sentendo i nostri sguardi, aggiunse in fretta: Se ora prendete una regina, lui la batte subito con l'alfiere C1. E voi ritirate il cavallo. Ma intanto lui con il suo pedone va in D7, minaccia la vostra torre, e anche se voi date scacco col cavallo perdete, e dopo nove o dieci mosse siete finiti. È quasi la stessa combinazione ideata da Alekin contro Bogolubov nel 1922, nel grande torneo di Pistian. Ma con sorpreso lasciò andare il pezzo e fissò, non meno stupefatto di tutti noi, l'uomo, che come un angelo inatteso c'era venuto in aiuto dal cielo, uno che poteva calcolare un matto nove mosse prima. Doveva essere un professionista di primo ordine, forse addirittura un concorrente al titolo mondiale, che andava allo stesso torneo, e la sua improvvisa apparizione e il suo intervento proprio in un momento così critico avevano qualcosa di quasi soprannaturale. McConnor fu il primo a riprendersi. Che cosa significherebbe? Sussurrò eccitato. Non avanzare subito, ma prima schivare, innanzitutto allontanare il re dalla linea minacciata. Da G8 ad H7. Probabilmente lui lancerà allora l'attacco sull'altro fianco, ma questo lo parate con la torre. C8-C4. Gli costerà due tempi, un pedone e così anche il vantaggio. Allora si avrà pedone contro pedone, e se vi mantenete bene sulla difensiva, potete anche arrivare a far patta. Di più non si può ottenere. Ci meravigliamo un'altra volta. La precisione non meno della rapidità del suo calcolo. Aveva qualcosa di sconcertante. Era come se leggesse le mosse su un libro stampato. Comunque l'inattesa fortuna di portare al pareggio, grazie al suo intervento, la nostra partita contro un campione del mondo aveva un effetto magico. Tutti insieme ci tirammo da parte per consentirgli una visione più completa della scacchiera. McConnor chiese di nuovo: sicché il re da G8 in a casette. Certo, innanzitutto a schivare. Le Connor obbedì, e noi battemmo sul bicchiere. Sentovic venne al nostro tavolo col suo solito passo tranquillo e soppesò con un solo sguardo la contromossa. Poi trasse sul fianco del re il pedone H2H4, proprio come il nostro ignoto soccorritore aveva previsto. E questi subito mormorò eccitato. Avanti la torre, avanti la torre. C8 in C4. Lui dovrà prima di tutto coprire il pedone. Ma non gli servirà a niente. Voi colpite, senza preoccuparvi del suo pedone, col cavallo C3 di 5, e l'equilibrio è ristabilito. Tutta la spinta è in avanti, invece di difendersi. Non capimmo che cosa intendeva. Per noi quel che diceva era cinese. Ma, ripreso dal suo incantesimo, McConnor mosse senza riflettere come l'uomo gli ordinava. Picchiamo di nuovo sul bicchiere per chiamare Centovic Per la prima volta questi non prese una decisione rapida. Ma si soffermò a guardare nervosamente la scacchiera. Poi fece proprio la mossa che lo sconosciuto ci aveva annunciato e si voltò per andarsene. Ma prima che si allontanasse, avvenne qualcosa di nuovo ed inaspettato. Gento vi salzò uno sguardo e passò in rassegna alle nostre file. Evidentemente voleva trovare chi gli opponeva ad un tratto una così energica resistenza. Da quel momento in poi, la nostra eccitazione crebbe a dismisura. Fino allora avevamo giocato senza serie speranze, ma ora l'idea di infrangere la fredda superbia di Centovic ci metteva la febbre nelle vene. Ma già il nostro nuovo amico aveva predisposto la prossima mossa e noi potemmo, mi tremavano le dita quando battei il cucchiaio sul bicchiere, richiamare Centovic ed allora avvenne il nostro primo trionfo, Centovic che fino a quel momento aveva sempre giocato stando in piedi esitò ed infine si sedette. Si sedette con un gesto lento e pesante, ma così, anche in modo puramente fisico, era infine eliminato quel rapporto dall'alto in basso fra lui e noi. Lo avevamo costretto a mettersi, almeno dal punto di vista dello spazio, sul nostro stesso piano. Egli riflette a lungo, con gli occhi chini e fissi sulla scacchiera, sicché non si vedevano quasi più le pupille tra le palpebre scure. E nello sforzo del pensiero, la bocca gli si aprì a poco a poco, il che dava un'espressione alquanto sempliciotta al suo viso rotondo. Sentovic riflette per alcuni minuti, poi fece una mossa e si alzò. E già il nostro amico mormorava. Una mossa interlocutoria, ben pensata. Ma non dategli retta. Forzare lo scambio, lo scambio senz'altro. Allora arriveremo ad impattare, e non c'è Dio che possa aiutarlo. Ma Connor obbedì. Nelle mosse successive cominciò fra i due, noi altri eravamo scaduti da un bel po al rango di vuote marionette, un andirivieni incomprensibile per noi. Dopo circa sette mosse, Centovic, dopo una riflessione piuttosto lunga, alzò lo sguardo e dichiarò patta. Per un attimo regnò un completo silenzio. Ad un tratto si udiva il fruscio delle onde, e la radio, che dal salone trasmetteva musica jazz, si udiva ogni passo sul ponte della nave. E lieve, sottile mormorio del vento che entrava dalle commessure delle finestre. Nessuno di noi respirava, era stato troppo improvviso e tutti eravamo addirittura spaventati dal fatto inverosimile che quello sconosciuto avesse saputo imporre la sua volontà al campione del mondo in una partita già quasi perduta. McConnor si rovesciò all'indietro con un gesto repentino, il fiato trattenuto gli uscì in modo udibile dalle labbra. Con un ahhh di beatitudine. Io osservai di nuovo Zentovic. Già durante le ultime mosse mi era sembrato che fosse divenuto più pallido. Persisteva nel suo ostentato atteggiamento di rigida indifferenza e si limitò a chiedere con noncuranza mentre la mano spingeva via tranquillamente i pezzi dalla scacchiera: I signori desiderano ancora una terza partita? Pose la domanda in tono puramente pratico, puramente commerciale. Ma il fatto singolare era che in quel momento non aveva guardato McConnor, bensì aveva alzato lo sguardo dritto e penetrante verso il nostro salvatore. Come un cavallo riconosce dal portamento più sicuro un nuovo, un miglior cavaliere, così egli doveva aver riconosciuto dalle ultime mosse il suo vero, il suo autentico avversario. Involontariamente seguimmo il suo sguardo e guardammo coi nervi tesi lo sconosciuto. Ma prima che questi potesse riflettere o anche rispondere, McConnor aveva esclamato trionfante, eccitato nel suo orgoglio. Naturalmente. Ma adesso lei deve giocare da solo contro di lui, lei solo contro Centowitz. Allora avvenne qualcosa di imprevisto. Lo sconosciuto, che stranamente continuava a fissare pensieroso la scacchiera già sgombra, sussultò, quando sentì che tutti gli sguardi erano rivolti verso di lui e lo si interpellava con tanto entusiasmo. La sua fisionomia si turbò. «In nessun caso, signori», balbettò visibilmente colpito, «è del tutto escluso. Io non centro. Da venti, no, venticinque anni, non mi son più seduto davanti ad una scacchiera. E solo ora mi accorgo in che modo sconveniente mi son comportato, immischiandomi senza il vostro permesso nel gioco. Vi prego di scusare la mia invadenza. Certo, non voglio disturbarvi oltre. Ma prima che ci riavessimo dallo stupore...» S'era già ritirato ed aveva lasciato la stanza. Ma è assolutamente impossibile, ronò il bollente McConnor, battendo il pugno. È del tutto escluso che quest'uomo non abbia giocato a scacchi per venticinque anni. Ha calcolato ogni mossa, ogni contrattacco, con cinque, sei mosse d'anticipo. Una cosa del genere nessuno può farla facilmente. Ed è del tutto escluso, non è vero? Con l'ultima domanda McConnor s'era rivolto involontariamente a Zentovich ma il campione rimase freddo e imperturbabile. Non posso dare un giudizio su questo. Ad ogni modo il signore ha giocato in modo alquanto sorprendente ed interessante, perciò gli ha lasciato con intenzione una possibilità. Alzandosi pigramente, aggiunse nel suo stile pratico, se il signore o i signori desiderano per domani un'altra partita, sono a loro disposizione, dalle tre in poi. Non potemmo reprimere un sorrisetto. Ognuno di noi sapeva che Zentovic... Non aveva affatto lasciato, magnanimo, una possibilità al nostro sconosciuto soccorritore e che questa osservazione non era altro che un'ingenua scappatoia per mascherare la propria sconfitta. Tanto più crebbe il nostro desiderio di vedere umiliata una così incrollabile superbia. D'un tratto sarà impadronito di noi, pacifici, neghittosi, croceristi, un fiero ed ambizioso desiderio di lotta. Perché il pensiero che proprio sulla nostra nave, in mezzo all'oceano, potesse venir strappata la palma della vittoria al campione di scacchi, un record che sarebbe stato trasmesso in tutto il mondo da tutti gli uffici del telegrafo, ci affascinava come un'estrema sfida. A questo si aggiungeva la seduzione del mistero, che emanava dall'inatteso intervento del nostro salvatore proprio nel momento critico, e il contrasto fra la sua modestia quasi pavida l'incrollabile sicurezza di sé del professionista. Chi era quello sconosciuto? Il caso aveva forse portato alla luce un genio degli scacchi ancora ignorato? Oppure un famoso maestro ci nascondeva il suo nome, per un motivo imperscrutabile? Discutemmo con la massima foga tutte queste possibilità. Anche le ipotesi più bizzarre non ci sembravano abbastanza bizzarre per conciliare l'enigmatica timidezza e la sorprendente confessione dello sconosciuto con la sua innegabile perizia nel gioco. Ma su una cosa eravamo tutti concordi, in nessun caso volevamo rinunciare allo spettacolo di una nuova battaglia. Decidemmo di far di tutto, perché il nostro soccorritore il giorno seguente giocasse una partita contro Zentovic e il McConnor si impegnò ad assumerne il rischio materiale. Poiché nel frattempo Interrogando lo Stuart, si era venuto a sapere che lo sconosciuto era un austriaco. Come suo compatriota mi fu affidato l'incarico di sottoporgli la nostra richiesta. Non ci volle molto a scovare sul ponte di passeggio l'uomo che se nera fuggito così in fretta. Stava sulla sua sedia a sdraio e leggeva. Prima di avvicinarmi a lui, colsi l'occasione di osservarlo. La testa angolosa riposava sul cuscino in atteggiamento un po' stanco. Di nuovo mi colpì in modo particolare lo straordinario pallore del suo volto, relativamente giovane, con i capelli d'un candore abbagliante che incorniciavano le tempie. Ebbe l'impressione, non so perché, che l'uomo fosse invecchiato di colpo. Appena mi accostai a lui, si alzò cortesemente e si presentò con un nome che mi fu subito familiare, come quello di un'antica e stimata famiglia austriaca. Mi ricordai che uno dello stesso nome. Aveva appartenuto alla cerchia più intima di Schubert e che anche uno dei medici personali del vecchio imperatore discendeva da questa famiglia. Quando trasmisi al dottor B la nostra preghiera di accettare la sfida di Sentovic, egli rimase visibilmente sbalordito. Risultò che non immaginava neanche di aver tenuto testa con successo in quella partita ad un campione mondiale, anzi al più brillante, al più celebre del momento. Per qualche motivo tale notizia parve fargli una speciale impressione, perché continuò a domandare se ero sicuro che il suo avversario era veramente un campione mondiale riconosciuto. Capì ben presto che questo fatto facilitava il mio compito. Solo ritenne opportuno, data la sua sensibilità, tacergli che il rischio materiale di un'eventuale sconfitta era a carico di McConnor. Dopo qualche esitazione, il dottor B si dichiarò disposto ad un incontro non senza l'esplicita preghiera di avvertire ancora una volta gli altri signori perché non riponessero in alcun modo eccessive speranze nel suo talento. Perché? aggiunse con un sorriso meditabondo. Non so davvero se sono capace di giocare una partita a scacchi correttamente con tutte le regole. La prego di credere che non era falsa modestia quando dicevo che dai tempi del ginnasio, quindi da più di vent'anni, non avevo più toccato un pezzo. E anche a quel tempo ero considerato semplicemente come un giocatore senza doti particolari. Disse questo in modo così naturale che non potei nutrire il minimo dubbio sulla sua sincerità, ma non potei fare a meno di esprimere la mia meraviglia per l'esattezza con cui ricordava ogni singola combinazione dei diversi campioni. Comunque, almeno per quanto riguardava la teoria, doveva essersi occupato molto di scacchi. Il dottor B sorrise di nuovo. In quel suo curioso modo trassognato. Molto occupato, Dio sa, si può ben dirlo, che mi sono occupato molto di scacchi. Ma questo è avvenuto in circostanze speciali, anzi, assolutamente uniche. È una storia piuttosto complicata, e potrebbe essere considerata come un piccolo contributo ai bei tempi della nostra grandezza. Se ha una mezz'ora di tempo. Aveva indicato la sedia a Sdraio vicino a lui. Accolsi volentieri il suo invito. Non c'era gente intorno. Il dottor B. si tolse gli occhiali da lettura, li mise da parte e cominciò. Lei è stato così gentile da dirmi che ricordava come viennese il nome della mia famiglia, ma presumo che non avrà sentito parlare dello studio legale che dirigevo con mio padre più tardi da solo, perché non trattavamo cause che apparissero sui giornali e per principio evitavamo i clienti nuovi. In realtà non praticavamo più l'avvocatura. Ma ci limitavamo esclusivamente alla consulenza giuridica e soprattutto all'amministrazione patrimoniale dei grandi monasteri, cui mio padre era legato come ex deputato del partito clericale. Inoltre a noi era affidata, oggi che la monarchia appartiene alla storia, si può ben parlarne, l'amministrazione dei fondi di alcuni membri della famiglia imperiale. Questo rapporto con la corte e col clero. Mio zio era medico personale dell'imperatore, un altro era abate a Zeitenstetten, risaliva già a due generazioni addietro. Noi dovevamo solo conservarla, ed era una tranquilla, una per così dire muta attività, quella che ci era toccata in sorte grazie a questo rapporto di fiducia ereditario, e non richiedeva molto di più che una rigorosissima discrezione e fidatezza, due qualità che il mio defunto padre possedeva in massimo grado. Infatti era riuscito a conservare, con la sua prudenza, gli ingenti patrimoni dei suoi clienti, sia negli anni dell'inflazione, sia in quelli della catastrofe. Quando poi Hitler salì al potere in Germania e cominciò le sue razzie ai danni dei possedimenti della Chiesa e dei monasteri, anche dall'altra parte del confine passarono per le nostre mani varie trattative e transazioni, per salvare dal sequestro almeno i beni mobili, e noi due sapevamo di più su certi affari politici della curia e della casa imperiale di quanto l'opinione pubblica potrà mai conoscere, ma proprio il fatto che il nostro ufficio non dava nell'occhio, non tenevamo neppure un'insegna sulla porta, e la prudenza con cui evitavamo entrambi ostentatamente i circoli monarchici offrivano la più sicura protezione da indagini indesiderate. In effetti, in tutti quegli anni nessuna autorità in Austria. Mai sospettato che i corrieri segreti della casa imperiale ritiravano o consegnavano la corrispondenza più importante proprio nel nostro modesto ufficio al quarto piano. Ora i nazionalsocialisti, molto prima che armassero i loro eserciti contro il mondo, avevano cominciato ad organizzare un esercito altrettanto pericoloso e addestrato in tutti i paesi confinanti. La legione dei diseredati, dei respinti, degli offesi. In ogni ufficio, in ogni azienda erano annidate le loro cosiddette cellule, le loro vedette, le loro spie erano installate dappertutto, su su fino nelle stanze private di Dolphus e di Schusnik. Anche nel nostro poco appariscente studio, come purtroppo venne a sapere solo troppo tardi, avevano il loro uomo. Non era nient'altro che un misero scrivano privo di talento, che avevo assunto su raccomandazione di un parroco solo per dare allo studio l'apparenza di un ufficio regolare. In realtà lo impiegavamo soltanto per innocenti commissioni. Lo lasciavamo rispondere al telefono e riordinare i documenti, cioè quei documenti che erano completamente indifferenti e non pericolosi. Non aveva mai il permesso di aprire la posta. Tutte le lettere importanti le scrivevo io personalmente a macchina, senza depositare copie. Ogni documento essenziale me lo portavo a casa e i colloqui segreti li trasferivo esclusivamente nella prioria del monastero nella stanza di ricevimento di mio zio. Grazie a queste misure prudenziali, la spia non riuscì a vedere nulla degli affari più importanti, ma per un caso disgraziato, quel tipo ambizioso e vanesio doveva aver osservato che si diffidava di lui e che dietro le sue spalle avvenivano ogni sorta di cose interessanti. Forse una volta, in mia assenza, uno dei corrieri parlò incautamente di sua maestà invece che del barone Bern come era convenuto oppure il miserabile doveva aver aperto delle lettere disobbedendo agli ordini in ogni modo prima che potessi sospettarlo ricevette da Monaco o da Berlino l'incarico di sorvegliarci sono molto più tardi quando ero in carcere da parecchio tempo mi ricordai che la sua primitiva svogliatezza nel lavoro si era trasformata negli ultimi mesi in uno zelo improvviso e che più volte s'era offerto in modo quasi importuno di consegnare alla posta la mia corrispondenza, quindi devo riconoscermi colpevole di una certa imprudenza. Ma in fin dei conti, anche i più grandi diplomatici e militari non sono stati perfidamente giocati dalla masnada hitleriana. Con quanta amorevole cura la Gestapo mi avesse rivolto da tempo la sua attenzione, fu dimostrato poi assai concretamente dal fatto che la stessa sera in cui Schusnig rese note le sue dimissioni e un giorno prima che Hitler entrasse a Vienna. Io ero già stato arrestato dalle SS. Per fortuna ero riuscito ancora a bruciare le carte più importanti. Appena avevo sentito il discorso di congedo di Schussnig e il resto dei documenti, con le indispensabili pezze d'appoggio per i valori depositati all'estero dei monasteri e dei due arciduchi, li spedì a mio zio, proprio all'ultimo minuto, prima che i ragazzi mi buttassero giù la porta, nascosti in una cesta della biancheria, per mezzo della mia vecchia, fidata governante il dottor b si interruppe per accendere un sigaro alla luce viva notai che un tremito nervoso gli correva intorno all'angolo destro della bocca cosa che avevo osservato già prima e che come potei constatare si ripeteva ogni due minuti era solo un moto fuggevole non più forte di un alito ma conferiva a tutto il viso una singolare irrequietezza lei ora probabilmente si immagina che le parlerò del campo di concentramento, in cui furono trasferiti tutti coloro che tennero fede alla nostra vecchia Austria, delle umiliazioni, dei tormenti, delle torture che ho subito laggiù. Ma non accadde niente del genere. Entrai in un'altra categoria. Non fui trascinato tra quegli infelici, su quali si sfogava con umiliazioni fisiche e psichiche un risentimento a lungo represso mensì venne assegnato a quell'altro ristrettissimo gruppo da cui i nazionalsocialisti speravano di spremere o denaro o di informazioni importanti di per sé la mia modesta persona era naturalmente per quelli della Gestapo del tutto priva di interesse ma dovevano aver saputo che noi eravamo stati gli uomini di paglia gli amministratori e fiduciari dei loro avversari più accaniti e ciò che speravano di cavare da me erano prove a carico Prove contro i monasteri cui volevano addebitare sottrazioni di patrimonio, prove contro la famiglia imperiale e tutti coloro che in Austria, con sacrificio personale, avevano difeso la monarchia. Supponevano, e non a torto per la verità, che di quei fondi che erano passati per le nostre mani si trovassero ancora nascoste, inaccessibili alla loro avidità di bottino, consistenti somme. Perciò mi presero fin dal primo giorno. Per strapparmi questi segreti coi loro metodi collaudati. Gente della mia categoria, da cui bisognava ottenere prove importanti o denaro, non veniva quindi spedita in campo di concentramento, ma tenuta da parte per un trattamento speciale. Forse lei ricorda che il nostro cancelliere e dall'altra parte il barone Rothschild, dai cui parenti essi speravano di spillare milioni, non furono affatto messi dietro il filo spinato in un campo di prigionia, ma con trattamento in apparenza privilegiato, in un albergo. Questo di per sé ha un'aria molto umana, non è vero. Ma creda pure che, se noi, gente di riguardo, non eravamo stipati a venti per volta in una gelida baracca, ma alloggiati in camere d'albergo discretamente riscaldate e separate, ti era riservato un metodo non certo più umano, ma solo più raffinato. Infatti la pressione, con cui ci volevano strappare il materiale di cui avevano bisogno, doveva funzionare in modo più sottile che non quello delle rudi bastonature e della tortura fisica, attraverso l'isolamento più perfetto che si è dato immaginare, non ci facevano alcunché, ci collocavano solo nel nulla totale, perché, come noto, nessuna cosa sulla Terra esercita una tale pressione sull'anima umana come il nulla, chiudendo ciascuno di noi in un vuoto completo, in una camera ermeticamente esclusa dal mondo esterno, quella pressione, invece che dall'esterno, con le botte e il freddo, doveva essere generata dall'interno, e alla fine ci forzava ad aprire la bocca. Alla prima occhiata la stanza che mi avevano destinato non mi sembrò affatto scomoda. Aveva una porta, un letto, una sedia, un lavandino, una finestra con le sbarre, ma la porta restava chiusa giorno e notte. Sul tavolo non era permesso tenere né un libro, né un giornale, né un foglio di carta, né una matita. La finestra dava su un muro spartifuoco. Intorno al mio e perfino sul mio stesso corpo era costruito il nulla completo. Mi avevano tolto ogni oggetto: l'orologio affinché perdessi la nozione del tempo, la matita perché non potessi scrivere nulla, il coltello perché non potessi aprirmi le vene. Perfino il più piccolo anestetico come una sigaretta mi veniva rifiutato. Non vedevo mai un volto umano. A parte la guardia che non poteva dire una parola né rispondere ad una domanda. Non sentivo mai una voce umana. Gli occhi, le orecchie, tutti i sensi non ricevevano da mattina a sera e da sera a mattina il minimo nutrimento. Rimanevi disperatamente solo con te stesso, col tuo corpo e i quattro o cinque muti oggetti tavolo, letto, finestra, lavandino. Vivevi come un palombaro sotto la campana di vetro nel buio oceano di questo silenzio, anzi come un palombaro già consapevole che il cavo verso il mondo esterno è stato strappato e che non sarà mai più tratto fuori dalle profondità senza suono. Non c'era niente da fare, niente da sentire, niente da vedere. Dappertutto e senza tregua si era circondati dal nulla, dal vuoto assoluto senza spazio e senza tempo. Si camminava su e giù, su e giù di continuo, ma anche i pensieri, per quanto sembrino privi di sostanza, hanno bisogno di un punto d'appoggio, altrimenti cominciano a ruotare e a girare insensatamente su se stessi, anch'essi non sopportano il nulla. Si aspettava qualcosa da mattina a sera e non accadeva niente. Si aspettava ancora e ancora, non accadeva niente. Si aspettava, aspettava, aspettava. Si pensava, pensava, si pensava finché dolevano le tempie. Niente accadeva. Si restava soli, soli, soli. Questo durò quindici giorni, che io vissi fuori del tempo, fuori del mondo. Se allora fosse scoppiata una guerra non l'avrei saputo. Il mondo consisteva solo in un tavolo, porta, letto, lavandino, sedia, finestra e parete. E continuavo a fissare la stessa tappezzeria sulla stessa parete. Ogni linea del suo disegno dentellato è stata incisa come una punta d'acciaio fin nella più riposta piega del mio cervello, tanto l'ho fissata. Allora finalmente cominciarono gli interrogatori. Si era chiamati e condotti per un paio di corridoi, diretti chissà dove. Poi si aspettava da qualche parte, non si sapeva dove. E di colpo ci si trovava davanti ad un tavolo, intorno al quale sedevano un paio di persone in uniforme. Sul tavolo c'era un pacco di carte, gli atti, che non si sapeva cosa contenessero, e poi cominciavano le domande, quelle vere e quelle false, quelle chiare e quelle subdole, le domande convenzionali a trabocchetto, e mentre si rispondeva, dita estrane e malevole sfogliavano le carte, che non si sapeva cosa contenessero, e dita estrane e malevole scrivevano qualcosa in un protocollo e non si sapeva cosa scrivessero. Ma la cosa più tremenda per me in questi interrogatori fu il non poter mai indovinare e calcolare che cosa quelli della Gestapo sapessero effettivamente degli affari del mio ufficio e che cosa volessero cavare invece da me. Come le ho detto prima, avevo mandato i documenti davvero compromettenti all'ultimo minuto a mio zio tramite la governante. Ma li aveva ricevuti? Non li aveva ricevuti? E quanto aveva rivelato quello scrivano? Quante lettere avevano intercettato? Quanto avevano già, forse, strappato ad un religioso inesperto nei monasteri tedeschi di cui eravamo i fiduciari? E quelli chiedevano e chiedevano. Quali titoli avevo comprato per tal monastero? Con quali banche ero stato in corrispondenza? Conoscevo o no il signor tal dei tali? Avevo ricevuto lettere dalla Svizzera e da Steno? Kerzel? E siccome io non potevo calcolare di quanto già fossero informati, Ogni risposta diventava un'enorme responsabilità. Se ammettevo qualcosa che ancora non conoscevano, forse consegnavo qualcuno, inutilmente, nelle loro mani. Se negavo troppo, danneggiavo me stesso. Ma l'interrogatorio non era ancora il peggio. Il peggio era il ritorno dopo l'interrogatorio nel mio nulla, nella stessa stanza, con lo stesso tavolo, lo stesso letto, lo stesso lavandino, la stessa tappezzeria. Infatti, appena ero solo con me stesso, cercavo di ricostruire quale sarebbe stato il modo più astuto di rispondere, e che cosa dovevo dire la prossima volta, per stornare di nuovo il sospetto che forse avevo fatto sorgere con un'osservazione irriflessiva. Meditavo, esaminavo, frugavo, controllavo da cima a fondo la mia stessa deposizione in ogni parola che avevo detto al giudice istruttore, ricapitolavo ogni domanda che mi avevano posto, ogni risposta che avevo dato, Cercavo di ponderare che cosa avessero potuto verbalizzare, e tuttavia sapevo che questo non l'avrei mai potuto calcolare e conoscere. Ma tali pensieri, una volta messi in movimento nello spazio vuoto, non smettevano di ruotarmi nel cervello. Ricominciavo sempre da capo, in sempre nuove combinazioni, e ciò continuava anche nel sonno. Ogni volta, dopo un interrogatorio della Gestapo, i miei stessi pensieri riprendevano. In modo altrettanto implacabile il martirio di tutto quel chiedere di indagare e tormentare, e forse anche più crudelmente, perché gli interrogatori finivano comunque dopo un'ora, e questi altri mai, grazie alla perfida tortura della solitudine. E sempre intorno a me solo il tavolo: l'armadio, il letto, la tapezzeria, la finestra. Non una distrazione, non un libro, non un giornale. Non un volto nuovo, non una matita per annotare qualcosa. Non un fiammifero con cui giocare. Niente, niente, niente. Solo allora mi accorgevo quanto fosse diabolicamente astuto, quanto micidiale dal punto di vista psicologico, il sistema della camera d'albergo. Nel campo di concentramento forse avrei dovuto trasportare sassi fino a farmi sanguinare le mani e gelare i piedi nelle scarpe. Sarei rimasto a giacere come un fagotto in mezzo a due dozzine di persone nel fetore e nel freddo. Ma avrei visto dei volti. Avrei potuto guardare un campo, un carro, un albero, una stella. Qualunque, qualunque cosa. Mentre qui era sempre uguale quel che avevo intorno, sempre uguale, spaventosamente uguale. Qui non c'era nulla che potesse distrarmi dai miei pensieri, dalle mie farneticazioni, dal mio morboso ricapitolare. Ed appunto questa era la loro intenzione. Io dovevo soffocare e soffocare nei miei pensieri finché questi mi avrebbero strangolato, e io non avrei potuto far altro che sputarli, e dire, dire tutto quel che volevano, consegnare infine le prove e gli uomini. A poco a poco sentivo che i miei nervi cominciavano a cedere sotto questa tremenda pressione del nulla, e consapevole del pericolo, tendevo i miei nervi fino allo spasimo, per trovare o descogitare una qualche distrazione. Per tenermi occupato provai a recitare e ricostruire tutto quel che un tempo sapevo a memoria, i canti popolari e le filastrocche dell'infanzia, le storielle umoristiche del ginnasio, i paragrafi del codice civile. Poi cercai di contare, di addizionare cifre a casaccio di dividerle, ma la mia memoria nel vuoto non aveva nessuna capacità di ritenere. Non riuscivo a concentrarmi su niente. Fra mezzo si insinuava e guizzava sempre lo stesso pensiero. Che cosa sanno, che cosa ho detto ieri e che cosa devo dire la prossima volta? Questa condizione davvero indescrivibile durò quattro mesi. Bene, quattro mesi è facile scriverlo, nient'altro che qualche lettera. Si pronuncia facilmente quattro mesi, quattro sillabe. In un momento le labbra articolano rapide questo suono. Quattro mesi. Ma nessuno può descrivere, può misurare, può dimostrare, né ad un altro né a se stesso, quanto a lungo duri un periodo nell'assenza di spazio e di tempo. E a nessuno si può spiegare come sia divorante e distruttivo questo nulla e nulla e nulla intorno a un uomo, quest'esservi sempre solo tavolo e letto e lavandino e tappezzeria e sempre il silenzio, sempre lo stesso custode, che senza guardare spinge dentro il pranzo sempre gli stessi pensieri, che nel nulla girano intorno ad un'unica cosa, finché si diventa pazzi. Da piccoli segni constatai con inquietudine che il mio cervello stava cadendo in disordine. Da principio, negli interrogatori avevo ancora la mente nitida. Avevo risposto con calma e ponderazione. Quel doppio pensiero su che cosa dovevo e cosa non dovevo dire aveva ancora funzionato. Ora anche le frasi più semplici potevo articolarle solo balbettando, perché mentre rispondevo fissavo ipnotizzato la penna che correva sulla carta registrando a verbale come se volessi correre dietro alle mie stesse parole sentivo che la mia forza si affievoliva sentivo che sempre più si avvicinava il momento in cui per salvarmi avrei detto tutto ciò che sapevo e forse anche di più in cui per sfuggire al nulla soffocante avrei tradito dodici persone i loro segreti senza neppure procurarmi con questo altro che un momento di respiro una sera arrivai davvero a questo punto, quando il guardiano per caso, nell'attimo in cui mi sentivo soffocare, mi portò il pranzo. Gli gridai dietro all'improvviso: Mi porti all'interrogatorio. Voglio dire tutto. Voglio riferire tutto. Voglio dire dove sono i titoli. Dove sta il denaro. Dirò tutto, tutto. Per fortuna non mi sentiva più. Forse anche non voleva sentirmi. In quel momento estremo avvenne qualcosa di imprevisto, che mi recò la salvezza la salvezza almeno per un certo tempo. Era la fine di luglio, un giorno buio, coperto, piovoso. Mi ricordo con esattezza questo particolare, perché la pioggia tambureggiava contro i vetri del corridoio attraverso il quale venivo condotto all'interrogatorio. Nell'anticamera del giudice istruttore dovetti aspettare. Bisognava sempre aspettare ad ogni interrogatorio. Anche questa attesa apparteneva alla tecnica. Prima ti facevano tendere i nervi con la chiamata, con l'improvviso prelevamento dalla cella a metà della notte, e poi, quando eri già preparato all'interrogatorio, con la ragione e la volontà tese a resistere, ti facevano aspettare, assurdamente, assurdamente aspettare, un'ora, due ore, tre ore prima dell'interrogatorio, per stancare il corpo e fiaccare l'anima. E mi fecero aspettare particolarmente a lungo quel giovedì, 27 luglio. Aspettare in piedi nell'anticamera per due ore buone. Mi ricordo con tanta esattezza anche di questa data, per un particolare motivo. Perché nell'anticamera dove io, senza potermi sedere, naturalmente, dovetti starmene impalato per due ore, era appeso un calendario. E non so descriverle con quanta avidità di cose stampate, di cose scritte, continuai a fissare quella cifra, quella parola. 27 luglio, sulla parete. E divoravo quasi nel cervello. E poi di nuovo aspettai ed aspettai, guardando la porta che si aprisse finalmente, e intanto riflettevo sulle domande che gli inquisitori mi avrebbero potuto fare questa volta, e tuttavia, sapevo che mi avrebbero chiesto cose del tutto diverse da quelle cui mi ero preparato. Ma nonostante tutto, il tormento di quell'attendere e stare in piedi era anche un sollievo, un piacere perché. Quella stanza era pur sempre una stanza diversa dalla mia, un po più grande e con due finestre invece di una, e senza il letto, e senza il lavandino, e senza quella particolare fenditura nel davanzale che avevo contemplato milioni di volte. La porta era verniciata in modo diverso, un'altra sedia stava contro la parete, e a sinistra c'era uno schedario con documenti e anche un guardaroba con alcune stampelle a cui erano appesi tre o quattro cappotti militari bagnati, i cappotti dei miei torturatori. Avevo quindi qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso da guardare, finalmente qualcosa di diverso per i miei occhi famelici, ed essi si aggrappavano avidi ad ogni particolare. Osservavo ogni piega di quei cappotti, notai ad esempio una goccia che pendeva da uno dei colletti umidi, e per quanto possa sembrarle ridicolo, Aspettai con assurda eccitazione, per vedere se questa goccia alla fine si sarebbe decisa a staccarsi, giù lungo la piega, o se avrebbe resistito ancora contro la forza di gravità, e sarebbe rimasta attaccata a lungo. Sì, fissai e fissai per molti minuti, trattenendo il fiato, quella goccia, come se ne andasse della mia vita. Poi, quando infine fu rotolata giù, ricominciai a contare i bottoni dei cappotti otto su uno, otto sull'altro, dieci sul terzo, poi di nuovo confrontai i risvolti. Tutti questi piccoli insignificanti particolari, i miei occhi affamati li tastavano, li sfioravano, li abbracciavano con un'avidità che non riesco a descrivere, ed improvviso il mio sguardo rimase fisso, agganciato ad una cosa. Avevo scoperto che in uno di quei cappotti la tasca laterale era un po gonfia. Mi avvicinai e credetti di riconoscere alla forma rettangolare del rigonfiamento che cosa nascondesse quella tasca un po' prominente un libro cominciarono a tremarmi le ginocchia un libro per quattro mesi non avevo tenuto in mano un libro, e già la sola idea di un libro, in cui si potessero vedere parole allineate righe, pagine e fogli di un libro in cui si potessero leggere seguire, accogliere nel cervello pensieri diversi, nuovi e strane, capaci di distrarre Aveva qualcosa di inebriante e al tempo stesso stupefacente. Ipnotizzati, i miei occhi fissavano la piccola gobba che il libro formava nella tasca. Ardevano su quell'unico punto quasi invisibile, come se volessero forare il cappotto col loro fuoco. Alla fine non potei contenere la mia bramosia. Senza volerlo, mi spostai più vicino. Già il pensiero di poter almeno tastare con le mani un libro attraverso la stoffa. Mi faceva bruciare i nervi delle dita fino alle unghie. Quasi inconsciamente mi avvicinai sempre di più. Per fortuna la guardia non fece caso al mio comportamento certo insolito. Forse gli sembrava naturale che un individuo, dopo essere stato in piedi per due ore, volesse appoggiarsi un poco alla parete. Alla fine ero vicinissimo al cappotto e con intenzione avevo messo le mani dietro la schiena perché potessero toccare il cappotto senza parere. Tastai la stoffa e sentii di fatti attraverso di essa qualcosa di rettangolare, qualcosa di flessibile che frusciava leggermente. Un libro. Un libro! E come un fulmine mi attraversò il pensiero. Ruba questo libro. Forse ci riesci, e allora potrai nasconderlo nella cella, e poi leggere, leggere, leggere. Cominciare a leggere, finalmente. Il pensiero appena penetrò in me operò come un forte veleno. Ad un tratto cominciarono a ronzarmi le orecchie e il cuore a martellare, le mani divennero gelide e non mi obbedivano più. Ma dopo il primo stordimento mi avvicinai ancora di più, cauto e furtivo, al cappotto, e sempre fissando la guardia, con le mani nascoste dietro la schiena, spinsi da sotto il libro fuori della tasca, sempre più su, e poi lo afferrai con un gesto lieve, prudente, e di colpo avevo in mano il piccolo libro, non molto incombrante. Solo ora mi spaventai per quel che avevo fatto, ma non potevo tornare indietro. Dove l'avrei messo ora? Mi infilai il volume dietro la schiena, sotto i pantaloni, nel punto in cui erano trattenuti dalla cintura, e da lì pian piano verso i fianchi, per poterlo tenere mentre camminavo, con la mano militarmente tesa lungo la cintura dei pantaloni. Si trattava adesso di fare la prima prova. Mi allontanai un passo, due passi, tre passi. Funzionava. Era possibile tener fermo il libro mentre camminavo, bastava che premessi bene la mano sulla cintura. Poi venne l'interrogatorio. Da parte mia richiese una fatica maggiore del solito, perché in realtà, mentre rispondevo, concentravo tutta la mia forza non sulla deposizione, ma soprattutto sulla necessità di tener fermo il libro senza che nessuno se ne accorgesse. Per fortuna questa volta l'interrogatorio fu breve e portai il libro in salvo nella mia stanza. Non voglio trattenerla su tutti i particolari, perché una volta scivolò giù pericolosamente dai pantaloni in mezzo al corridoio e dovete simulare un forte attacco di tosse per piegarmi e spingerlo su di nuovo in salvo sotto la cintura. Ma in compenso che attimo fu quello in cui tornai col libro nel mio inferno, finalmente solo, eppure non più solo. Ora lei naturalmente presume che io abbia subito afferrato, guardato, letto il libro. Per niente affatto. Prima volevo pregustare la volutà di avere con me un libro, la volutà artificiosamente protratta, che mi eccitava con delizia i nervi di fantasticare che specie di libro dovesse essere, di preferenza, quello che avevo rubato, stampato molto fitto soprattutto, comprendente molte, molte lettere, molti, molti fogli sottili, perché avessi da leggere più a lungo. E poi mi auguravo che fosse un'opera che mi impegnasse intellettualmente. Niente di frivolo, ma qualcosa che si potesse studiare, studiare a memoria, poesia e più di tutto che folle sogno. Goethe o Omero. Ma alla fine non potrei trattenere più a lungo la mia brama, la mia curiosità. Sdraiato sul letto, affinché il guardiano non mi scoprisse se avesse aperto la porta all'improvviso, trassi tremando il libro di sotto la cintura. La prima occhiata fu una delusione, addirittura una specie di rabbia esasperata. Questo libro, rubato con così immenso pericolo, pregustato con tanta ardente speranza, non era altro che un manuale di scacchi, una raccolta di centocinquanta partite magistrali. Se non fossi stato rinchiuso, incarcerato, avrei scagliato il libro dalla finestra aperta nel primo impeto di rabbia. Perché cosa dovevo, cosa potevo farmene di quell'assurdità? da ragazzo al ginnasio come la maggior parte degli altri mi ero cimentato di quando in quando per noia davanti a una scacchiera ma a che mi serviva quella roba teorica non si può giocare a scacchi senza un compagno e men che meno senza pezzi senza scacchiera disgustato sfogliai le pagine per scoprirvi magari qualcosa di leggibile un'introduzione un'istruzione ma non trovai altro che i nudi quadrati diagrammi delle varie partite con sotto dei segni che sulle prime mi apparvero incomprensibili. A2, A3, CF1, C3, eccetera. Tutto ciò mi sembrava una specie di algebra per la quale non trovavo alcuna chiave. Solo a poco a poco decifrai che le lettere A, B, C stavano per le colonne e le cifre da 1 a 8 per le traverse, e determinavano di volta in volta la posizione di ogni singolo pezzo. Così quei diagrammi puramente grafici Acquistavano pur sempre un linguaggio. Forse, riflettei, potrei costruirmi nella mia cella una specie di scacchiera e poi cercare di rifare queste partite. Mi sembrò un sogno celeste che il lenzuolo per combinazione avesse un grossolano disegno a quadretti. Ben piegato, alla fine mi fu possibile disporlo in modo da ottenere 64 case. Perciò, innanzitutto, nascosi il libro sotto il materasso e strappai la prima pagina. Poi cominciai a modellare, con le briciole risparmiate della mia pagnotta, i pezzi degli scacchi, il re, la regina, eccetera. In modo naturalmente approssimativo e ridicolo, dopo infiniti sforzi potei alla fine accingermi a ricostruire sul lenzuolo a quadrati le posizioni raffigurate sul libro. Ma quando cercai di rifare l'intera partita, dapprima fu un fallimento completo con i miei ridicoli pezzi di mollica. Di cui per distinguerli avevo scurito una metà con la polvere. Nei primi giorni mi sbagliavo di continuo. Per cinque, dieci, venti volte dovete ricominciare da capo sempre la stessa partita. Ma chi sulla terra disponeva di tanto tempo utile e inutilizzato come me? Lo schiavo del nulla? Chi possedeva un'avidità ed una pazienza tanto smisurata? Dopo sei giorni riuscivo già a terminare in modo impeccabile la partita. Dopo un'altra settimana non avevo neanche più bisogno delle molliche sul lenzuolo per raffigurarmi le posizioni del libro e dopo un'altra settimana ancora potei fare a meno anche del lenzuolo. Automaticamente i segni del libro, in un primo momento astratti, A1, A2, C7, C8 si trasformavano nella mia testa in posizioni visive, plastiche. La trasposizione era riuscita in modo integrale. Avevo proiettato la scacchiera con i suoi pezzi verso l'interno e mediante le semplici formule riuscivo a padroneggiare di volta in volta la posizione, come a un musicista esperto basta una semplice occhiata alla partitura per sentire tutte le voci e la loro armonia. Dopo altri quindici giorni ero in grado, senza alcuna fatica, di rifare ogni partita del libro a memoria e, come si dice in gergo specialistico, alla cieca. Solo allora cominciai a capire. Quale immenso beneficio mi avesse arrecato il mio audace furto. Perché d'un tratto avevo un'attività assurda, priva di scopo, se vuole, ma tale da distruggere il nulla attorno a me. Con le 150 partite di torneo, possedevo un'arma meravigliosa contro l'opprimente monotonia dello spazio e del tempo. Per mantenere intatto il fascino della nuova occupazione, da allora in poi cominciai a suddividere con precisione ogni giornata. Due partite la mattina, due partite il pomeriggio, e la sera un'altra rapida ripetizione. Così la mia giornata, che altrimenti si estendeva in forme come una gelatina, era piena e ero occupato senza stancarmi, perché il gioco degli scacchi possiede il mirabile vantaggio, concentrando tutte le energie intellettuali su un unico campo strettamente delimitato, di non stancare il cervello nemmeno con la più intensa attività mentale. Ma di acuire piuttosto la sua agilità e capacità di concentrazione. A poco a poco cominciò, dopo le prime ripetizioni puramente meccaniche delle partite dai maestri, a risvegliarsi in me una comprensione artistica che mi riempiva di piacere. Imparai le finezze, le malizie e le astuzie nell'attacco e nella difesa. Mi impadronii della tecnica della previsione, della combinazione, della risposta, e ben presto riconobbi in modo infallibile. La nota personale di ogni singolo maestro nella sua condotta individuale, così come si riconoscono i versi di un poeta già da poche righe. Ciò che era iniziato come semplice passatempo divenne un piacere, e le figure dei grandi strateghi degli scacchi, come Alechin, Lasker, Bogolyubov, Tartakover divennero come cari compagni nella mia solitudine. Un'infinita varietà animava ogni giorno la cella silenziosa e proprio la regolarità dei miei esercizi rendeva alla mia capacità di pensiero la sicurezza che era già stata scossa mi sentivo il cervello ringiovanito e quasi rifatto a nuovo dalla costante disciplina mentale che il mio pensiero fosse più chiaro e concentrato si dimostrò soprattutto negli interrogatori senza volerlo mi ero perfezionato sulla scacchiera nella difesa contro le false minacce e i sotterfugi da quel momento in poi non mi scoprì più durante le inchieste e mi parve addirittura che quelli della Gestapo cominciassero a trattarmi a poco a poco con un certo rispetto. Forse in segreto si chiedevano da quali fonti nascoste. Dato che vedevano crollare tutti gli altri, io solo traessi la forza per una così impavida resistenza. Questo periodo felice, poiché giocavo le 150 partite del libro sistematicamente ogni giorno, durò circa due mesi e mezzo o tre. Poi, inaspettatamente, arrivai ad un punto morto. All'improvviso ero di nuovo di fronte al nulla. Infatti, dopo aver giocato ogni partita venti o trenta volte, essa perdeva il fascino della novità, della sorpresa. La sua virtù, prima così eccitante, così suggestiva, si esauriva. Che senso aveva ripetere ancora e ancora delle partite che conoscevo a memoria da un pezzo, mossa per mossa? Appena fatta la prima apertura, il suo svolgimento si srotolava nella mia mente in modo quasi automatico. Non c'era più nessuna sorpresa, nessuna tensione, nessun problema. Per occuparmi, per procurarmi l'esercizio e la distrazione che mi erano già diventati indispensabili, avrei avuto bisogno veramente di un altro libro con altre partite. Ma siccome questo era impossibile, c'era una sola strada in questo curioso itinerario di follia. Dovevo escogitare al posto delle vecchie Nuove partite. Dovevo cercare di giocare con me stesso, o meglio contro me stesso. Ora non so fino a che punto lei abbia riflettuto sulla situazione psicologica che viene a crearsi in questo gioco fra i giochi, ma già la riflessione più superficiale dovrebbe bastare a rendere evidente che negli scacchi, in quanto gioco mentale puro, indipendente dal caso, voler giocare contro se stessi è logicamente un'assurdità. L'attrattiva degli scacchi si basa in fondo solo sul fatto che la sua strategia si svolge in modo diverso in due cervelli diversi, che in questa guerra intellettuale il nero non conosce di volta in volta le manovre del bianco e cerca continuamente di indovinarle e di intralciarle, mentre da parte sua il bianco si sforza di superare e parare le mire segrete del nero. Se bianco e nero formano una sola stessa persona. Si crea la situazione assurda per cui uno stesso cervello deve sapere insieme non sapere una certa cosa, e funzionando come bianco deve a comando dimenticare completamente ciò che un minuto prima, come nero, aveva voluto e previsto. Un simile doppio pensiero presuppone in realtà una totale scissione della coscienza, una capacità ad accendere e spegnere a piacere, la funzione intellettuale come un apparecchio meccanico. Voler giocare contro se stesso. Costituisce quindi negli scacchi un paradosso, come voler saltare sopra la propria ombra. Insomma, a farla breve. Per mesi ho cercato di realizzare questa assurdità nella mia disperazione, ma non avevo altra scelta che questo controsenso, per non soccombere alla pura follia o ad un completo marasma spirituale. Ero costretto dalla mia terribile situazione a tentare perlomeno questa scissione fra un io nero e un io bianco. Per non essere soffocato dallo spaventevole nulla che mi circondava, il dottor B. si appoggiò all'indietro sulla sedia a sdraio e chiuse gli occhi per un minuto. Sembrava che volesse reprimere con violenza un ricordo sconvolgente. Di nuovo, lo strano tremito che non era in grado di dominare gli percorse l'angolo sinistro della bocca, quindi si raddrizzò un poco sulla sedia. Ecco, fino a questo punto spero di averle spiegato tutto in modo comprensibile, ma purtroppo non sono affatto sicuro di poterle raffigurare il resto con altrettanta chiarezza. Infatti questa nuova occupazione richiedeva una così assoluta tensione cerebrale, da rendere impossibile nello stesso momento qualunque autocontrollo. Le ho già accennato che a mio avviso è già di per sé un non senso voler giocare a scacchi contro se stesso. Ma perfino questa assurdità avrebbe pur sempre una minima possibilità con una vera scacchiera davanti agli occhi, perché la scacchiera con la sua concretezza permette in fondo una certa distanza, un'estrinsecazione materiale. Davanti ad una vera scacchiera, con veri pezzi, si possono intercalare pause di riflessione, si può sedere in modo puramente fisico ora da una parte, ora dall'altra del tavolo. E in tal modo considerare la situazione ora dal punto di vista del nero ora da quella del bianco, ma essendo costretto, come ero io, a proiettare queste battaglie contro me stesso, se vuole, con me stesso in uno spazio immaginario. Dovevo per forza ritenere chiaramente nella mia coscienza la situazione esistente di volta in volta sulle 64 case, e calcolare inoltre non solo la situazione del momento, ma anche le possibili mosse ulteriori dei due partner. E quindi, so come suona assurdo tutto ciò, immaginarmi sempre quattro o cinque mosse in anticipo per ognuno dei miei io, il bianco e il nero, moltiplicate per due, per tre, no, per sei, per otto, per dodici. Dovevo, mi perdoni se le chiedo di soffermarsi su questa follia, giocando nello spazio astratto della fantasia, calcolare in anticipo, come giocatore bianco, quattro o cinque mosse e altrettante come giocatore nero. Per combinare in anticipo tutte le situazioni che potevano svilupparsi in certo modo con due cervelli, col cervello bianco e col cervello nero. Ma nemmeno questa autoscissione era l'aspetto più pericoloso del mio astruso esperimento. Piuttosto, escogitando partite per conto mio, mi mancò ad un tratto la terra sotto i piedi e caddi nel vuoto. La semplice ripetizione delle partite dei maestri in cui mi ero esercitato nelle settimane precedenti, in fondo non era stato altro che un lavoro di riproduzione, la pura ricapitolazione di una data materia e in quanto tale non più impegnativa che se avessi imparato a memoria delle poesie o dei paragrafi del codice. Era un'attività limitata, disciplinata e quindi un ottimo esercizio mentale. Le due partite che giocavo al mattino e le due che provavo il pomeriggio rappresentavano un compito ben definito». Che sbrigavo senza aggiungervi alcuna eccitazione. Costituivano per me un'occupazione normale e inoltre, quando sbagliavo nello svolgimento di una partita o non sapevo andare avanti, avevo sempre un punto di riferimento nel libro. Solo per questo tale attività era stata per i miei nervi scossi così benefica e anzi calmante, perché il riprodurre partite altrui non metteva in gioco me stesso, che vincesse il bianco o il nero mi era indifferente. Si trattava in fondo di Alech o Bogolyubov, che lottavano per la palma della vittoria. E la mia propria persona, la mia ragione, la mia anima, godevano le peripezie e le bellezze di quelle partite solo come spettatori, come intenditori. Ma dal momento in cui cercai di giocare contro me stesso, cominciai senza volerlo a provocarmi. Ognuno dei miei due io, Lio nero e Lio bianco, dovevano gareggiare fra loro, ed ognuno per proprio conto caddero in preda ad un'ambizione, un'impazienza di vincere, di averla meglio, come io nero tremavo ad ogni mossa, nell'incertezza di ciò che avrebbe fatto il bianco. Ognuno dei miei due io trionfava se l'altro commetteva un errore, e al tempo stesso si amarezzava per la propria incapacità. Tutto questo sembra privo di senso, in realtà una simile schizofrenia artificiale, una tale spaccatura della coscienza col suo tributo di pericolosa eccitazione sarebbe impensabile in un uomo normale in circostanze normali. Ma lei non deve dimenticare che ero stato strappato con la violenza ad ogni normalità, che ero un prigioniero incarcerato senza colpa, sottoposto da mesi alla raffinata tortura della solitudine, un uomo che da un pezzo avrebbe voluto scaricare contro qualcosa la rabbia accumulata. E poiché non avevo nient'altro che questo gioco insensato contro me stesso, il mio furore e la mia sete di vendetta si riversarono fanaticamente in questo gioco. Qualcosa in me voleva aver ragione, ed avevo solo quest'altro io dentro di me da poter combattere. Così mi esasperavo durante il gioco, in un'eccitazione quasi maniacale. All'inizio riflettevo ancora con calma e ponderazione. Inserivo delle pause fra l'una e l'altra partita, per ristorarmi dalla fatica. Ma a poco a poco i miei nervi irritati non mi permisero più di aspettare. Appena il mio io bianco aveva fatto una mossa, il mio io nero si gettava febbrilmente all'attacco. Appena una partita era terminata, subito sfidavo me stesso alla prossima, perché ogni volta uno dei due io giocatori era vinto dall'altro e chiedeva la rivincita. Non potrò mai dire, neppure con approssimazione. Quante partite abbia giocato contro me stesso negli ultimi mesi nella mia cella a causa di questa folle insaziabilità? Forse mille, forse di più. Era un'ossessione da cui non potevo difendermi. Da mattina a sera non pensavo ad altro che ad alfieri e pedoni, e torre e re. A, E, B, E, C, E. Matto e arrocco, con tutto il mio essere e il mio sentimento ero spinto verso il quadrato della scacchiera. Il piacere del gioco era diventato vizio, il vizio necessità, una mania, una rabbia frenetica, che a poco a poco penetrò non solo le ore in cui ero sveglio, ma anche il mio sonno. Potevo pensare solo agli scacchi, solo in termini di mosse di scacchi, problemi di scacchi. Qualche volta mi svegliavo con la fronte madida e capivo d'aver inconsciamente continuato a giocare anche nel sonno, e quando sognavo esseri umani me li raffiguravo soltanto nei movimenti dell'alfiere, della torre. Nell'avanti e indietro della mossa del cavallo. Anche quando venivo chiamato per l'interrogatorio non potevo più pensare nitidamente alla mia responsabilità. Ho la sensazione di essermi espresso nelle ultime udienze in modo piuttosto confuso, perché gli inquisitori talvolta si guardavano sconcertati, ma in realtà, mentre interrogavano e si consultavano, nella mia sciagurata bramosia, attendevo solo ad essere ricondotto in cella per continuare il gioco, il mio folle gioco. Un'altra partita e un'altra e un'altra. Ogni interruzione mi disturbava. Perfino il quarto d'ora in cui il guardiano rassettava la mia prigione, i due minuti in cui mi portava il cibo erano un tormento per la mia febbrile impazienza. Talvolta la sera, la ciotola del pranzo era ancora intatta. Durante il gioco avevo dimenticato di mangiare. L'unica sensazione fisica era una sete terribile. Doveva essere la febbre di quel continuo pensare e giocare. Vuotavo la bottiglia in due sorsi e tormentavo il guardiano per averne un'altra, ma subito mi sentivo la lingua già asciutta in bocca. Infine la mia eccitazione aumentava durante il gioco e non facevo altro dalla mattina alla sera, a tal punto che non riuscivo più a star seduto tranquillo un momento. Mentre meditavo le partite, andavo ininterrottamente su e giù, sempre più in fretta e più in fretta e più in fretta, su e giù, su e giù. E' sempre più eccitato a mano a mano che si avvicinava il momento decisivo della partita. La brama di avere la meglio, di vincere, di vincere me stesso, diventava poco a poco una specie di furore. Tremavo d'impazienza perché ogni volta uno degli io giocatori dentro di me era troppo lento per l'altro. L'uno incalzava l'altro. Per quanto ciò possa perere ridicolo, cominciavo a insultare me stesso. «Più svelto, più svelto! Oh, avanti, avanti!» Quando uno dei miei io non replicava abbastanza rapidamente all'altro. Com'è naturale, oggi mi sembra del tutto evidente che la mia condizione era una pura forma patologica di sovraccitazione spirituale, per la quale non trovo altro nome che questo, finora sconosciuto alla medicina. Un avvelenamento da scacchi. Infine, quest'ossessione monomaniaca cominciò ad attaccare non solo il mio cervello, ma anche il mio corpo. Dimagrivo, dormivo, sonni inquieti e turbati. Ogni volta al risveglio dovevo fare uno sforzo particolare per sollevare le palpebre di piombo. Talvolta mi sentivo così debole che quando afferravo un bicchiere lo portavo solo con fatica alle labbra, tanto mi tremavano le mani. Ma appena il gioco cominciava, una forza selvaggia mi invadeva. Correvo su e giù coi pugni stretti e come attraverso una rossa nebbia sentivo ogni tanto la mia voce che gridava a se stessa rauca e cattiva: "Scacco!" O oh, matto! Come questa tremenda, questa indescrivibile situazione sia giunta alla crisi, neanch'io riesco a ricostruirlo. Tutto quello che so è che una mattina mi svegliai, e fu un risveglio diverso dal solito. Il mio corpo era come staccato da me. Riposavo dolcemente, con un senso di benessere. Una stanchezza densa e buona, quale non avevo più conosciuto da mesi, gravava sulle mie palpebre gravava su di esse così calda e benefica che sulle prime non potei decidermi ad aprire gli occhi. Per diversi minuti già qui sveglio a godermi ancora quel pesante stordimento, quel tiepido crogiolarmi coi sensi voluttuosamente assopiti. Da un tratto mi parve di sentire dietro di me delle voci, vive voci umane, che dicevano parole. E lei non può immaginare il mio entusiasmo, perché da mesi... Da quasi un anno non avevo sentito altre parole che quelle dure, aspre e cattive dal banco dei giudici. Tu sogni, mi disse. Sogni. Non aprire assolutamente gli occhi. Lascia che duri ancora questo sogno, altrimenti vedrai di nuovo intorno a te la maledetta cella, la sedia e il lavandino e la tappezzeria con lo stesso eterno disegno. Tu sogni continua a sognare. Ma la curiosità ebbe il sopravvento. Lento e cauto aprì gli occhi e meraviglia. Era un'altra stanza, quella in cui mi trovavo, una stanza più larga, più spaziosa della cella in albergo. Una finestra senza sbarre lasciava entrare liberamente la luce e la vista degli alberi. Alberi verdi ondeggianti al vento, invece dell'immobile muro spartifuoco. Bianche e lisce splendevano le pareti, bianco e alto mi sovrastava il soffitto. Davvero giacevo in un letto nuovo. Strano, e veramente non era un sogno. Dietro di me sussurravano lievi delle voci umane. Senza volerlo, nella mia sorpresa, dovetti fare un movimento brusco perché subito udii dietro di me un passo che si avvicinava. Una donna stava arrivando con agile andatura. una donna con una cuffia bianca sui capelli, un'infermiera, una suora. Un brivido di felicità mi colse. Da un anno non vedevo una donna. fissai la divina apparizione e deve essere stato uno sguardo selvaggio e estatico perché colei che si avvicinava mi calmò immediatamente con un "Tranquillo, resti tranquillo". Ma io ascoltavo soltanto la sua voce. Era proprio un essere umano che parlava. Davvero esisteva ancora sulla terra una persona che non mi inquisiva, non mi tormentava. E per giunta inconcepibile miracolo, una morbida, calda, quasi tenera voce di donna. Fissavo avidamente la sua bocca, perché in quell'anno d'inferno era diventato per me inverosimile che un essere umano parlasse ad un altro con bontà. Ella mi sorrise. Sì, sorrise. C'erano ancora persone che sapevano sorridere con benevolenza. Poi portò il dito alle labbra in un gesto di ammonimento e passò oltre, leggera. Ma io non potevo obbedire al suo ordine. Non mi ero ancora saziato di guardare il miracolo. Con impeto cercai di sollevarmi sul letto per seguirla con lo sguardo, per seguire il miracolo di un essere umano capace di bontà. Ma quando volli sostenermi al bordo del letto, non ci riuscii. Dove un tempo era la mia mano destra, dita e polso, sentivo qualcosa di estraneo. Un rigonfiamento spesso grosso, bianco, senza dubbio una larga fasciatura. Dapprima fissai senza capire quella cosa bianca, spessa e stranea sulla mia mano. Poi cominciai lentamente a comprendere dov'ero e a riflettere su che cosa potesse essermi capitato. Dovevano avermi ferito oppure mi ero fatto male da solo alla mano. Mi trovavo in un ospedale. A mezzogiorno venne il medico, un signore anziano e gentile. Conosceva il nome della mia famiglia e menzionò con tanto rispetto mio zio, il medico personale dell'imperatore... E subito ebbi la sensazione di essere nelle sue grazie. In seguito mi fece una quantità di domande, soprattutto una che mi stupì: se era un matematico o un chimico? Dissi di no. Strano, mormorò. Nel delirio lei gridava sempre delle formule così curiose: C3, C4. Nessuno di noi ci si raccapezzava. Mi informai su che cosa mi fosse accaduto e gli sorrise in modo singolare. Niente di serio un'irritazione acuta dei nervi, ed aggiunse piano dopo essersi guardato intorno con prudenza, in fondo molto comprensibile. «Del 13 marzo, non è vero?» «A noi. Non c'è da meravigliarsi, con quel metodo», mormorò. «Lei non è il primo, ma non si preoccupi». Dal modo con cui mi sussurrò queste parole tranquillizzanti e dal suo sguardo benevolo capì che presso di lui ero ben protetto due giorni dopo il buon dottore mi spiegò con una certa franchezza che cosa era accaduto. La guardia mi aveva sentito gridare forte nella mia cella e sulle prime aveva creduto che fosse entrato qualcuno e che litigasse con me. Ma appena s'era mostrato sulla porta, mi ero gettato su di lui e l'avevo aggredito con grida selvagge, che suonavano come Muovi un'altra volta, mascalzone, vigliacco. Avevo cercato di afferrarlo alla gola e alla fine l'avevo colpito con tanta furia. Che aveva dovuto chiamare aiuto quando poi nel mio stato di frenesia mi avevano portato alla visita medica all'improvviso mero sciolto mero slanciato verso la finestra del corridoio avevo fracassato il vetro e così mero tagliato la mano può vedere ancora qui la profonda cicatrice le prime notti all'ospedale le avevo trascorse in una specie di febbre cerebrale ma ora a suo avviso il mio apparato sensorio sarà del tutto rischiarato Certo, aggiunse a bassa voce, preferirei non dirlo a quei signori, altrimenti alla fine la riportano un'altra volta laggiù. Si fidi di me, farò del mio meglio. Che cosa abbia detto di me il soccorrevole medico ai miei carnefici, non l'ho mai saputo. Ad ogni modo ottenne quel che voleva, il mio rilascio. Può essere che mi abbia dichiarato irresponsabile, o forse nel frattempo ero diventato poco importante per la Gestapo. Perché Hitler aveva già occupato la Boemia e quindi il caso dell'Austria per lui era sbrigato. Così mi restò solo da firmare l'impegno di lasciare la patria entro quindici giorni, e questi 15 giorni furono tanto riempiti dalle formalità che oggigiorno sono richieste ad un ex cittadino del mondo per un viaggio all'estero: documenti militari, polizia, tasse, passaporto, visto, certificato sanitario, che non ebbi il tempo di meditare molto sul passato. A quanto pare nel nostro cervello. Agiscono forze misteriosamente regolatrici, che cancellano in modo automatico ciò che può diventare fastidioso e pericoloso per l'anima, perché sempre quando volevo ripensare al mio periodo di prigionia, in qualche modo nel mio cervello si spegneva la luce. Solo dopo settimane e settimane, proprio qui, sulla nave, ritrovai il coraggio di ricordare che cosa mi era accaduto. Ed ora comprenderà perché mi sono comportato in maniera così sconveniente, probabilmente incomprensibile di fronte ai suoi amici. Girellavo per puro caso nel salone, quando vidi i suoi amici che sedevano davanti alla scacchiera. Anza volerlo mi sentii come inchiodato dallo stupore e dallo spavento. Infatti avevo totalmente dimenticato che si può giocare a scacchi davanti a una vera scacchiera e con veri pezzi. Dimenticato che in questo gioco siedono l'uno di fronte all'altro fisicamente Due uomini del tutto diversi. Mi ci vollero davvero un paio di minuti per ricordare che quel gioco condotto da quei giocatori era in fondo lo stesso che nella mia disperazione avevo tentato contro me stesso per mesi. Le cifre con cui mi aiutavo durante i miei rabbiosi esercizi erano solo un surrogato ed un simbolo dei pezzi d'avorio. La mia meraviglia, perché i movimenti dei pezzi sulla scacchiera erano identici. A quelli delle mie fantasticherie immaginarie nello spazio mentale, potevano somigliare forse allo stupore di un astronomo che con metodi complicati abbia calcolato sulla carta l'esistenza di un nuovo pianeta, e poi lo veda davvero nel cielo come una stella splendente, chiara, reale. Fissavo come magnetizzato la scacchiera e vi scorgevo i miei diagrammi, cavallo, torre, re, regina e pedoni come pezzi concreti. Intagliati nel legno. Per avere una visione d'insieme della partita, dovetti prima involontariamente trasporla dal mondo delle mie cifre astratte in quello dei pezzi mossi dai giocatori. A poco a poco mi prese la curiosità di osservare un simile gioco reale fra i due partner. E allora avvenne quell'episodio penoso, quando, dimentico di ogni urbanità, mi mischiai nella vostra partita. Ma la mossa falsa del suo amico mi colpì come una pugnalata al cuore. Fu per un puro moto istintivo che lo trattenni, un gesto impulsivo come quando, senza riflettere, si afferra un bambino che si sporge da un parapetto. Solo più tardi mi apparve evidente la grossolana scortesia di cui m'ero reso colpevole con la mia invadenza. Mi affrettai ad assicurare il dottor B che tutti eravamo ben lieti di dovere a questa combinazione il piacere della sua conoscenza e che per me sarebbe stato doppiamente interessante, dopo tutto ciò che mi aveva raccontato, poterlo seguire l'indomani nell'improvvisato torneo. Il dottor B fece un gesto inquieto. No, non si aspetti troppo, veramente. Per me non sarà altro che una prova. Una prova se io, se sono in grado, semplicemente di giocare una normale partita a scacchi. Una partita su una vera scacchiera con pezzi veri e un compagno in carne e ossa. Perché continuo a dubitare che quelle centinaia e forse migliaia di partite che ho giocato fossero davvero partite regolari e non solo una specie di sogno, di febbre, un gioco febbrile in cui, come sempre nei sogni, venivano saltati i gradini intermedi. Spero che non mi attribuisca sul serio la presunzione di tener testa ad un campione di scacchi, anzi al primo del mondo. Quel che mi interessa e mi soddisfa è unicamente la curiosità postuma di accertare se quello della prigione era ancora gioco degli scacchi o era già follia, se a quel tempo io mi trovavo ancora per un pelo al di qua o se ero già al di là del pericoloso scoglio. Soltanto questo, davvero. Dall'estremità della nave risuonò in quel momento il gong che chiamava a cena. Probabilmente il dottor B mi aveva raccontato tutto in modo assai più particolarizzato di quanto io l'abbia riassunto qui avevamo chiacchierato per quasi due ore lo ringraziai di cuore e mi congedai ma non avevo ancora attraversato la coperta che egli già mi inseguiva aggiungendo nervosamente addirittura con un certo balbettio un'altra cosa vuole per piacere informare fin da adesso i signori perché poi io non sembri scortese gioco un'unica partita non sarà altro che il saldo finale di un vecchio conto una chiusura definitiva e non un nuovo inizio non vorrei cadere una seconda volta in quell'appassionata febbre del gioco, cui posso ripensare solo con orrore. E del resto, del resto, allora anche il medico mi ha ammonito, esplicitamente ammonito. Chiunque sia caduto in preda a una mania, resta sempre compromesso, e quando si tratta di un avvelenamento da scacchi, sia pure del tutto guarito, è meglio non avvicinarsi a una scacchiera. Sì, che lei comprende. Solo questa partita di prova per me stesso e nient'altro. Il giorno seguente, puntualmente all'ora stabilita, le tre eravamo riuniti nel salone da fumo. Il nostro circolo s'era arricchito di altri due amatori del gioco regale, due ufficiali della nave che avevano chiesto un permesso al servizio di bordo per poter assistere all'incontro. Anche Centovic non si fece aspettare come il giorno prima. E dopo l'abituale scelta dei colori cominciò la memorabile partita tra l'Homo Obscurissimus contro il famoso campione del mondo. Mi dispiace che sia stata giocata solo per noi spettatori del tutto incompetenti e che il suo svolgimento sia andato perduto per gli annali della scacchistica, come le improvvisazioni pianistiche di Beethoven per la musica. Nei pomeriggi seguenti cercammo, è vero, di ricostruire insieme la partita a memoria, ma invano. Probabilmente durante il gioco avevamo seguito con troppa passione i giocatori anziché l'andamento della partita. Infatti il contrasto spirituale dell'habitus dei due avversari divenne nel corso della partita sempre più plastico, più concreto. Centovich, il praticone, rimase per tutto il tempo immobile come un masso, gli occhi strenuamente fissi sulla scacchiera. La riflessione appariva in lui come uno sforzo addirittura fisico che costringeva tutti i suoi organi ad un'estrema concentrazione. Il dottor B, invece, si muoveva del tutto disteso e disinvolto, come il vero dilettante nel senso migliore del termine, che nel gioco vede solo il gioco che procura diletto. Teneva il corpo completamente rilassato. Durante le prime pause chiacchierava con noi dando spiegazioni, si accendeva con gesto agile una sigaretta e si limitava, quando veniva il suo turno, a guardare per un minuto la scacchiera ogni volta sembrava che si fosse aspettato in anticipo la mossa dell'avversario le solite mosse d'apertura si svolsero abbastanza in fretta solo alla settima o all'ottava sembrò svilupparsi qualcosa di simile a un piano preordinato scentovich allungò le sue pause di riflessione da questo ci accorgemmo che cominciava la vera battaglia per passare in vantaggio ma ad onor del vero il graduale sviluppo della situazione, come ogni vera partita di torneo, fu per noi profani una discreta delusione. Infatti, più i pezzi si intrecciavano fra loro in un singolare arabesco, più impenetrabile diventava per noi l'andamento effettivo. Non potevamo distinguere né le intenzioni di un avversario né quelle dell'altro, e chi dei due si trovasse davvero in vantaggio. Osservammo soltanto che i singoli pezzi si spostavano come leve. Per rinforzare il fronte avversario, ma non riuscivano, poiché ogni movimento di quei due formidabili giocatori era combinato con parecchie mosse di anticipo ad afferrare l'intento strategico di tutto quell'Andirivieni. A ciò si accompagnava poco a poco una stanchezza paralizzante, causata soprattutto dalle interminabili pause di riflessioni di Zentovic, le quali cominciarono ad irritare in modo visibile anche il nostro amico, notai con preoccupazione che egli più la partita si prolungava, più cominciava ad agitarsi irrequieto sulla sedia. Ora accendendosi una sigaretta dopo l'altra per il nervosismo, ora afferrando la matita per annotare qualcosa. Poi di nuovo ordinava dell'acqua minerale, di cui trangugiava in fretta bicchieri su bicchieri. Era evidente che combinava le mosse cento volte più rapidamente di Sentovic. Ogni volta che questi si decideva dopo un'interminabile riflessione. A spingere avanti un pezzo con la sua mano pesante, il nostro amico sorrideva come chi vede accadere qualcosa che si aspettava da un pezzo e replicava prontamente. Doveva aver calcolato in precedenza nel suo cervello, che lavorava così in fretta, tutte le possibilità dell'avversario. Perciò, più la decisione di Sandowicz si protraeva, più cresceva la sua impazienza, e intorno alle labbra gli si imprimeva durante l'attesa una piega collerica, quasi ostile. Ma Zentovic non si lasciava affatto incalzare. Rifletteva muto e ostinato e faceva pause sempre più lunghe man mano che le case si svuotavano dai pezzi. Alla quarantaduesima mossa, dopo più di due ore e tre quarti, sedevamo tutti ormai stanchi e quasi indifferenti intorno al tavolo dell'incontro. Uno degli ufficiali della nave si era allontanato, un altro aveva preso un libro e lo leggeva, e dava solo un'occhiata per un attimo, quando c'era qualche cambiamento. Ma poi di colpo avvenne qualcosa di inaspettato a una mossa di Centovic. Appena il dottor B osservò che Centovic prendeva il cavallo per farlo avanzare, si aggomitolò su se stesso come un gatto prima del salto. Tutto il suo corpo cominciò a tremare, e appena Centovic ebbe mosso il cavallo, spinse avanti bruscamente la regina, disse ad alta voce trionfante Ecco fatto. Si appoggiò all'indietro, incrociò le braccia sul petto e guardò Centovic con espressione di sfida. Una luce ardente gli brillò d'un tratto nelle pupille. Involontariamente ci chinammo sulla scacchiera per capire la mossa annunciata in tono così trionfale. Sul primo momento non era visibile nessuna minaccia diretta. Le parole del nostro amico si dovevano perciò riferire a uno sviluppo che noi, dilettanti di corto cervello, non eravamo ancora in grado di prevedere. Centovic era l'unico fra noi che non si fosse mosso a quell'annuncio provocatorio. Stava seduto impassibile. Come se non avesse affatto sentito quell'offensivo, ecco fatto. Non avvenne nulla. Poiché tutti involontariamente trattenevamo il fiato, si sentì d'un tratto il ticchettio dell'orologio, che era stato messo sul tavolo per controllare il tempo delle mosse. Passarono tre minuti, sette minuti, otto minuti. Sentovice non si muoveva, ma mi parve che le sue narici spesse, come per uno sforzo interno, si allargassero ancora di più. Al nostro amico questa muta attesa sembrava intollerabile come a noi. Con mossa brusca si alzò all'improvviso e cominciò ad andare sub e giù per il salone da fumo, prima lentamente, poi sempre più in fretta. Tutti lo guardavamo un po' meravigliati, ma nessuno più inquieto di me perché mi colpì il fatto che i suoi passi, nonostante l'impetuosità di quegli andirivieni, misuravano sempre il medesimo spazio. Era come se ogni volta, in mezzo alla stanza vuota, Urtasse contro una barriera invisibile che lo costringeva a tornare indietro. E con un brivido capì che quell'andar su e giù gli produceva inconsciamente l'estensione della sua vecchia cella. Proprio così doveva aver camminato avanti e indietro nei mesi della sua reclusione. Come un animale imprigionato in gabbia, con le mani serrate convulsamente allo stesso modo, rannicchiato nelle spalle. Così e solo così doveva esser corso mille volte su e giù le rosse luci della follia nello sguardo fisso e pur febbrile ma la sua capacità intellettuale sembrava ancora completamente intatta perché ogni tanto si volgeva con impazienza verso il tavolo per vedere se Centovic nel frattempo si fosse deciso ma passarono nove passarono dieci minuti poi infine accadde ciò che nessuno di noi aveva previsto Centovic alzò lentamente la sua grossa mano che finora era rimasta inerte sul tavolo Eccitati guardavamo tutti alla sua decisione. Centovich non fece alcuna mossa, ma il dorso della sua mano spinse via lentamente, con un gesto deciso, tutti i pezzi dalla scacchiera. Ci volle un momento perché capissimo. Centovich aveva rinunciato alla partita. Aveva capitolato per non subire davanti a noi tangibilmente lo scacco matto. L'inverosimile si era avverato. Il campione mondiale, l'eroe di innumerevoli tornei aveva abbassato la bandiera davanti a uno sconosciuto, un uomo che da venti o venticinque anni non toccava più la scacchiera. Il nostro amico, l'anonimo, l'ignoto, aveva vinto in aperta battaglia il più forte giocatore di scacchi del mondo. Senza accorgersene, nella nostra eccitazione eravamo balzati in piedi l'uno dopo l'altro. Ognuno di noi aveva la sensazione di dover dire o fare qualcosa, per sfogare il suo lieto sgomento. L'unico a restare tranquillo e immobile era Centovic. Solo dopo una pausa smisurata alzò il capo e guardò il nostro amico con occhi di pietra. Un'altra partita? chiese. Naturalmente, rispose il dottor B con un entusiasmo che non mi piacque ed ancora prima che potessimo ricordargli il suo proposito di limitarsi ad una sola partita si sedette subito e cominciò con fretta febbrile a rimettere a posto i pezzi. Li accostava con tanto impeto che per due volte un pedone scivolò a terra dalle sue dita tremanti. Il mio disagio di fronte alla sua innaturale eccitazione, già prima penoso, crebbe fino a una specie di angoscia. Infatti una visibile esaltazione aveva afferrato quell'uomo prima così calmo e tranquillo. Il tremito gli correva più frequente intorno alla bocca, e il suo corpo tremava come scosso da una febbre improvvisa. No, gli sussurrai piano, non adesso, basta, per oggi. È troppo faticoso per lei. Faticoso! risa forte, con cattiveria. Avrei potuto giocare 17 partite in tutto questo tempo, invece di ciondolare così. Faticoso per me è solo non addormentarmi a questo ritmo. Insomma, cominci una buona volta. Queste ultime parole le aveva rivolte a Centovich in tono brusco, quasi fillano. Egli lo guardò calmo e misurato, ma il suo sguardo di pietra assomigliava ad un pugno chiuso. Ad un tratto ci fu qualcosa di nuovo fra i due giocatori, una pericolosa tensione, un odio appassionato. Non erano più due partner che volessero provare per gioco il loro talento l'uno contro l'altro. Erano due nemici che avevano giurato di distruggersi a vicenda. Centovich esitò a lungo prima di far la prima mossa, ed ebbi la chiara sensazione che esitasse così a lungo di proposito. Evidentemente il tattico esperto aveva già capito che proprio con la sua lentezza stancava e irritava l'avversario. Così restò in sospeso non meno di quattro minuti prima di fare la più normale, la più semplice delle aperture, muovendo delle solite due case il pedone di re. Subito il nostro amico gli andò incontro col suo pedone di re, ma di nuovo Centovic fece una pausa interminabile, quasi insopportabile. Era come quando cade giù un gran fulmine e si attende il tuono col cuore in tumulto. Il tuono non si decide a venire. Sentovich non si muoveva. Rifletteva calmo, lento e, come avvertivo con sempre maggior sicurezza, malignamente lento, ma in tal modo mi dava molto tempo per osservare il dottor B. Egli aveva appena traccannato il terzo bicchiere d'acqua, senza volerlo ricordai che mi aveva raccontato della sua sete febbrile quando era in cella. Tutti i sintomi di un'anomala eccitazione risultavano evidenti. Vidi la sua fronte inumidirsi e la cicatrice sulla mano diventar più rossa e rilevata di prima. Ma si dominava ancora. Solo quando alla quarta mossa, Centovic cominciò un'altra riflessione interminabile. Perdete il controllo. Insomma, si decida a giocare! Centovich alzò freddamente lo sguardo. A quanto mi risulta, ci siamo accordati su dieci minuti di tempo per ogni mossa. Per principio, io non gioco con tempi più brevi. Il dottor B si morse le labbra. Osservai che sotto il tavolo picchiava sempre più inquieto con la suola della scarpa contro il pavimento, e anch'io divenni di un nervosismo sempre più incontenibile per l'angoscioso presentimento che in lui si stesse preparando qualche pazzia. Infatti all'ottava mossa avvenne un altro incidente. Il dottor B., che aveva atteso con sempre maggiore irrequietezza, non poteva più trattenere la sua tensione. Si agitava qua e là e cominciò involontariamente a tamburellare con le dita sul tavolo. Centovic alzò di nuovo la sua grossa testa di contadino. Posso pregarla di non tamburellare? Mi disturba, così non posso giocare. Ah, fece il dottor B con una breve risata. Si vede? La fronte di Centovic si arrossò. Cosa vuol dire con questo? chiese secco ed irritato. Il dottor B fece un'altra risata maligna. Niente, solo che lei evidentemente è molto nervoso. Centovic tacque e piegò la testa. Solo dopo sette minuti fece la mossa successiva e la partita si trascinò con questo ritmo mortale. Centovic, per così dire, si impietriva sempre più, alla fine utilizzò sempre il massimo della pausa di riflessione convenuta, prima di decidersi a fare una mossa, e da un intervallo all'altro il comportamento del nostro amico divenne sempre più singolare. Sembrava che non si interessasse più alla partita, ma fosse occupato in tutt'altro. Rinunciò al suo impaziente passeggiar su e giù e rimase seduto immobile al suo posto. Fissando il vuoto davanti a sé con un sguardo ostinato e quasi folle, mormorava ininterrottamente fra sé parole incomprensibili, o si perdeva in infinite combinazioni, oppure elaborava. Tale era il mio intimo sospetto, partite affatto diverse, perché ogni volta quando Centovi ci aveva finalmente mosso, bisognava scuoterlo dalla sua distrazione. Allora aveva bisogno di un minuto per accapezzarsi nella situazione. Sempre più mi afferrava il sospetto che davvero avesse dimenticato da un pezzo Centovic e tutti noi in questa fredda forma di pazzia, che all'improvviso poteva sfogarsi in qualsiasi violenza. Ed in effetti la crisi scoppiò alla diciannovesima mossa. Appena Centovic ebbe mosso il suo pezzo, il dottor B all'improvviso, senza guardar bene la scacchiera. Fece avanzare il suo alfiere di tre case e gridò così forte che tutti noi sobbalzammo. Scacco! Scacco il re! Guardammo subito, il Guardammo subito verso la scacchiera, aspettandoci una mossa speciale. Ma dopo un minuto avvenne ciò che nessuno di noi si sarebbe atteso. Centovi s'alzò lentamente, lentissimamente il capo e guardò, cosa che non aveva mai fatto fino allora, tutti quelli del nostro gruppo, uno per uno. Sembrava godersela in modo straordinario. Perché a poco a poco cominciò a disegnarsi sulle sue labbra un sorriso soddisfatto e chiaramente ironico. Solo dopo aver assaporato fino all'ultima goccia questo suo trionfo, ancora incomprensibile per noi, si rivolse con falsa cortesia al nostro circolo. Piacente, ma non vedo alcuno scacco. Forse uno dei signori vede uno scacco contro il mio re? Guardammo la scacchiera e poi, preoccupati, il dottor B. La casa del re di Centovici, infatti. Un bambino poteva capirlo. Era completamente protetta da un pedone contro l'alfiere, sicché non era possibile alcuno scacco al re. Divenimmo inquieti. Forse il nostro amico nel suo impeto aveva sbagliato a muovere un pezzo. Una casa troppo in là o troppo in qua. Insospettito dal nostro silenzio, ora anche il dottor B fissò la scacchiera e cominciò a balbettare agitato. Ma il re è in F7? È sbagliato. Tutto sbagliato. Lei ha sbagliato a muovere. Tutto è completamente sbagliato su questa scacchiera. Il Pedone è in G5 e non in G4. Questa è una partita tutta diversa, eh? Si fermò di colpo. Io gli avevo afferrato il braccio con forza, o meglio, gli avevo artigliato il braccio, così duramente che perfino nel suo febbrile smarrimento doveva sentire la mia stretta. Si voltò e mi fissò come un sonnambulo. Che cosa vuole? Gli dissi soltanto. Remember. E allo stesso tempo passai un dito sulla cicatrice della sua mano. Seguì involontariamente il mio gesto. Il suo occhio vitreo si fermò sulla striscia purpurea, poi all'improvviso cominciò a tremare ed un brivido gli corse per tutto il corpo. Per amor di Dio, sussurrò con le labbra smorte. Ho detto o ho fatto qualcosa di pazzesco. Alla fine sono di nuovo No, sussurrai appena, ma deve interrompere subito la partita. È tempo «Si ricordi di che cosa le ha detto il medico?» Il dottor B si alzò di colpo. «La prego di scusarmi per il mio stupido errore», disse con la sua solita voce gentile e si inchinò davanti a Zentovic. «Naturalmente quel che ho detto è una pura assurdità. È sottinteso che la partita è sua». Poi si rivolse a noi. «Devo pregare anche i signori di scusarmi, ma li avevo già avvertiti in anticipo che non dovevano aspettarsi troppo da me». Perdonino questa figura ridicola e sarà l'ultima volta che mi cimento negli scacchi. Sinchinò no, e se ne andò, nello stesso modo discreto e misterioso in cui era apparso. Solo io sapevo perché quell'uomo non avrebbe mai più toccato una scacchiera, mentre gli altri rimasero un po' confusi, con l'oscura sensazione di essere sfuggiti per un pelo a qualcosa di sgradevole e pericoloso. Dannato pazzo, ringhiò McConnor deluso. Cientovitz si alzò per ultimo dalla sua sedia e gettò un'altra occhiata alla partita lasciata a mezzo. Peccato, disse magnanimo. L'attacco non era poi disposto così male. Per un dilettante. Questo signore ha davvero un talento fuori del comune.